Sì, benvenuti, buongiorno. Intanto partirò con delle scuse alla rete No GSI, perché non so se avete notato la locandina, sono presenti tutti i nomi che interverranno oggi, ma mai è citata la rete No alla geotermia inquinante e speculativa, e questo è un evidente errore di grafica, me ne scuso personalmente. Dopo le scuse devo fare anche un ringraziamento ai presenti. Perché oggi è una giornata molto importante per aprire un focus e una riflessione sul tema geotermia. Proprio ieri abbiamo fatto un evento sul tema energia e vorrei condividere con voi alcuni dati. L'unità di misura che viene utilizzata quando si parla di questi temi è il TEP, come sapete meglio di me, cioè le tonnellate equivalenti di petrolio. Come sapete, una tonnellata equivalente di petrolio corrisponde a un quantitativo di energia di circa 11.000 kWh. E cioè, una tonnellata equivalente di petrolio equivale al quantitativo di energia prodotta in un anno da un impianto fotovoltaico di circa 50 metri quadrati. Il consumo finale lordo del paese Italia corrisponde a 171 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Facendo un calcolo rapidissimo, servirebbe, se volessimo coprire tutto il fabbisogno energetico del nostro paese, nell'ipotesi che sia completamente un fabbisogno da fonte elettrica, tra l'altro, servirebbero 20 paesi come l'Italia. C'è un territorio esteso pari a 20 volte l'estensione del paese Italia. L'Italia si estende per una superficie di circa 300 milioni di metri quadrati. Per soddisfare la nostra domanda energetica complessiva, quindi trasporti, domanda energetica, energia termica, energia elettrica, avremmo bisogno, se volessimo coprirla, e se fosse tutta elettrica, se volessimo coprirla interamente col fotovoltaico, avremmo bisogno di 6 miliardi di metri quadrati, 20 paesi come l'Italia. È evidente che questo ragionamento così banale ci pone almeno due quesiti. Il primo è che questa fonte non garantisce la continuità produttiva tanto quanto richiesta dalla domanda energetica di tutti noi. Come sapete benissimo, la curva di produzione di un impianto fotovoltaico è una curva di Gauss. Si concentra la produttività prevalentemente primavera-estate, in inverno produce veramente poco e abbiamo un problema che produce di giorno quando c'è il sole e non di notte quando il sole non c'è. Oltre a questa grandissima criticità abbiamo un altro elemento che deve fare riflettere, è il fatto dell'occupazione del suolo, del paesaggio, perché è impensabile anche con la migliore tecnologia fra 30 anni che avesse un'efficienza 20 volte quella attuale di coprire l'intero paese. Oggi ce ne servirebbero 20 di taglie, fra 40 anni ne basterebbe una, ma è un falso ideologico, è un'ipocrisia, perché non sarebbe pensabile coprire l'intero paesaggio toscano col fotovoltaico, oltre alle criticità della fonte in sé. E quindi la domanda che vi pongo oggi, e spero di trovare almeno in parte alcune risposte, è quanto è strategica la geotermia nel nostro mix energetico, nazionale e quindi anche regionale. Un'altra considerazione che devo condividere con voi è questa. Come sappiamo tutti, la regione Toscana è la prima regione dell'Italia centrale come potenza installata. Complessivamente in Italia è la undicesima regione. È la prima regione del centro Italia perché un ruolo da protagonista, e oggi la domanda è: questo ruolo da protagonista è sostenibile? È eccessiva, è troppo forte questa presenza, è dovuta alla geotermia, agli impianti geotermici, alla potenza installata da fonte geotermica. La fonte geotermica contribuisce per l'80% al complessivo delle fonti rinnovabili della nostra regione. Oggi il 51% della domanda elettrica è coperta da fonti rinnovabili, domanda elettrica da fonti rinnovabili, il 36% da geotermia. Quindi quasi l'80% da fonte geotermica. Non è strategico perché nel mix energetico, secondo il Movimento 5 Stelle, poi dopo nello spazio dedicato ai gruppi politici entreremo meglio nel merito della vicenda per capire anche quali sono le posizioni dei gruppi presenti in aula o di quelli assenti, riteniamo che non sia strategico, che
che ci debba essere, dobbiamo capire come produrre energia da questa fonte nel miglior modo possibile, nel modo più sostenibile, ma detta così è bene fare un approfondimento, una riflessione. Di sicuro c'è bisogno di investire in altre fonti rinnovabili. Oggi il fotovoltaico incide per un 5%, l'idrologico circa per un 1%. Avrai altro spazio. Avrò altro spazio. Invitandovi a vi condivido con voi due elementi. Uno più istituzionale, c'è uno studio conoscitivo fatto a settembre 2015 che si chiama Disposizioni urgenti in materia di geotermia, che è uno studio fatto dagli uffici tecnici della regione, che con qualche difficoltà ad oggi dovrebbero rimanere terzi. Così insomma abbiamo in aula con noi degli esempi virtuosi di quanto gli uffici sono battuti per rimanere terzi rispetto al potere del governo regionale. E vi saluto invitandovi a prendere, se volete, se vi va, del materiale informativo. Abbiamo stampato dei volantini per il referendum del 17 aprile, è un appuntamento molto importante perché ci fa anche riparlare del tema energia, e là c'è del materiale che, se volete, potete portare con voi e distribuire nei territori. Vi ringrazio della vostra presenza, ascolterò con molta attenzione. Grazie. Io mi scuso con Giannarelli, ma devo scusarmi con tutti voi anticipatamente. Ci sarà pochissimo tempo per i relatori, 10 minuti per ciascuno di voi, perché gli interventi sono numerosissimi, quindi sarò abbastanza rigoroso nel cercare di farli rispettare. È giusto che insomma approfittiamo di questa occasione per avere modo insomma di parlare tutti quanti. Quindi adesso do la parola al Mauro Chessa, geologo, che ci farà un'introduzione di quella che è la tematica appunto relativa al convegno di oggi. Grazie. Sì, visto che parlo per il Nogesi, ringrazio Giannarelli per il contributo che ci ha dato, il contributo logistico che ha dato per questa giornata. L'organizzazione è della rete Nogesi. È una giornata molto importante per il contesto, il momento, la fase storica in cui si situa questa giornata. Siamo in una fase veramente delicata, perché a fronte di un dinamismo delle lobbies geotermiche, purtroppo registriamo un'apatia delle amministrazioni, del legislatore, sia quello nazionale sia quello locale. È una fase veramente molto delicata questa. Credo sia molto significativa, preoccupantemente significativa, quello che è successo recentemente con il Presidente del Consiglio, che, accompagnato per mano da Enel Green Power, è andato a visitare una centrale in Nevada, una centrale a media entalpia a ciclo binario, quindi una cosa completamente diversa da quello che Enel fa in Toscana, ed è tornato facendo esternazioni che io definirei a sua insaputa, perché insomma dimostrano una scarsa conoscenza della materia, quantomeno. Credo che valga la pena di citarle in maniera letterale. Renzi ha detto, quasi tutta, riferendosi alla geotermia, quasi tutta all'Arderello, ma non solo all'Arderello, possiamo raddoppiare un po', soprattutto in un altro pezzo di Toscana, che è il Monte Amiata. Ci stiamo lavorando, c'è un problema di autorizzazioni, ma ci andiamo. Come se l'Amiata fosse una terra di conquista, in cui si possa andare, trovare una risorsa così, prêt-à-porter, attaccare dei tubi e raddoppiare. Insomma, io veramente mi auguro che Renzi si riprenda, ecco, per dirla con una battuta, perché credo dimostri una scarsa conoscenza sia della geotermia sia della geografia. Una mano forse gli ha data Rappuoli, che è suo compagno di partito, segretario PD di Abadia Salvatore, forse anche questo merita leggerlo in maniera testuale, che dice più che ragionare di raddoppio, che ritengo improponibile, si deve innanzitutto riconvertire tutto quello che oggi si produce con tecniche che nel Nevada la stessa Enel non utilizzerebbe, e lì siamo nel bel mezzo di un deserto, qui siamo in un delicatissimo ecosistema abitato. Ecco, insomma, credo che la considerazione della maggior parte di noi sia ovviamente anche più radicale di quella di Rappuoli. Lì forse serve qualcosa di più incisivo che di una riconversione. I danni che Enel ha fatto sull'Amiata, io ho rischiato la denuncia in diverse occasioni su questo tema, ma non mi è mai arrivata, la rischierò anche oggi, sono evidenti, sono documentati. E quindi insomma credo che una riflessione anche il Presidente del Consiglio dovrebbe farla, e soprattutto dovrebbe avere il buon senso di confrontarsi con quei territori, li amministra e li conosce bene. Dicevo, questo è secondo me un'espressione
drammatica della forza delle lobby geotermiche. Ripeto, se si prendono il Presidente del Consiglio, se lo portano a visitare una centrale in Nevada, questo turno e fa questo tipo di affermazione. È una cosa che a me mette i brividi nella schiena. L'altro versante che dicevo in apertura è quello invece, a fronte di questo, di una viscosità del legislatore, dei decisori. Innanzitutto del legislatore nazionale. Vorrei dire abbiamo ottenuto, forse è un eccesso di supponenza, ma insomma vorrei dire abbiamo ottenuto in sede parlamentare da due commissioni una cosa molto impegnativa nei confronti del governo, e anche questa la leggo, è è l'impegno formale assunto con la risoluzione con cui il governo si impegnava a rilasciare a seguito dell'emanazione delle linee guida tutte le autorizzazioni per i progetti di impianti geotermici, comprese quelle relative ai procedimenti in corso, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste. Cioè, quello che, tra virgolette, abbiamo ottenuto è che, almeno se le parole e l'italiano ha un senso, che tutte queste autorizzazioni, tutte queste procedure amministrative dovessero essere bloccate finché non vengano definite queste linee guida. Queste linee guida ancora non ci sono. Quindi noi stiamo continuando a chiedere con forza innanzitutto che vengano prodotte queste linee guida, perché sono un buco normativo drammatico, ma soprattutto che ci sia coerenza con questo impegno che il governo ha preso formalmente, cioè che le procedure vengano fermate fino a quando le linee guida non ci sono. Questo è estremamente importante. Ma anche sul piano delle amministrazioni regionali c'è una viscosità legislativa. La Toscana ha prodotto normative, in ritardo ma le ha prodotte. Quello che vediamo però è che anche qui devo dire, sulla scorta delle pressioni che le associazioni, i cittadini, ma anche le amministrazioni locali avevano fatto, ottenemmo una sospensione di 6 mesi, casualmente a cavallo del periodo elettorale, ma insomma prendiamola per buona per quello che conta, che doveva servire nel frattempo a produrre la normativa regionale di controllo e di verifica su queste attività. Quello che è stato prodotto è il decreto, sulla scorta del decreto legislativo del 2010, quello che voluto Berlusconi Scajola sostanzialmente liberalizzava, permetteva l'assalto alla diligenza nella geotermia, quello che si è verificato è che in Italia ci sono 108 richieste di nuovi permessi di ricerca, 51 in Toscana, 34 nel Lazio, 9 in Alto Adige, 7 in Sardegna, 6 in Sicilia e 1 offshore nel Basso Tirreno. È evidentemente una situazione estremamente complessa e rischiosa. La Toscana, vi ripeto, sulla scorta di pressione, prima ha emanato la sospensiva, poi ha emanato una norma che è estremamente contraddittoria, estremamente insoddisfacente. Mi riferisco al decreto di giunta regionale del 15 dicembre 2015, che addirittura prevede, con un allegato, fra l'altro anche quindi con uno strumento che ha una, come dire, tenuta normativa dubbia, ha previsto comunque 50 nuovi pozzi, in maniera del tutto così inconsistente dal punto di vista tecnico-scientifico. Così come sono inconsistenti le previsioni del fabbisogno energetico, questa è la cosa gravissima. La Toscana, con i propri documenti, ufficiali, prevede, cioè registra nel 2014, dal fotovoltaico e dal geotermico rispettivamente 72,9 kilotep e 509 kilotep, quindi con un totale di 181,9 kilotep. Le previsioni del PAER, del piano di previsione ambientale ed energetico, per il 2020 prevedono 23 kilotep dal fotovoltaico e 555 kilotep dal geotermico, per un totale di 578. Quindi già nel 2014 abbiamo una produzione energetica che è superiore a quella prevista per il 2020. Per gli stessi documenti, previsioni della Regione, non c'è bisogno di incrementare proprio un bel nulla. Ma oltretutto la cosa che fa riflettere è che appunto c'è una sottostima non solo del futuro fotovoltaico, ma dell'esistente fotovoltaico. Si nega l'esistente per favorire la geotermia. Perché? Qual è il senso di questa follia amministrativa, perché io non riesco a definirla diversamente, questa volontà a tutti i costi di negare l'esistente per favorire il geotermico? Qual è il senso di questa cosa? La risposta, io così, forse in maniera improvvida, la leggo a quello che dicevo prima, insomma, se un...
uno che ha un soggetto molto importante, che ha interessi particolari in quel settore, capace di prendere il Presidente del Consiglio e portarselo in giro, evidentemente c'è una capacità di pressione importantissima. La lettura che do io personalmente è questa, non ne vedo altre, francamente. Comunque, voglio farla breve. Anche per il Politecnico di Milano, senza gli incentivi del passato, in Toscana nel 2020 ci saranno 100 kilotep di fotovoltaico. Quindi veramente le previsioni energetiche attuali, con lo stato attuale, e quelle che si possono fare ragionevolmente con lo scenario attuale, non richiedono incrementi energetici. Tutto quello che viene fatto è di tutta evidenza un favore alle lobby geotermiche. Non c'è necessità del geotermico. Questo aspetto, che già di per sé è estremamente preoccupante, perché significa la prevaricazione di interessi di pochi sull'interesse collettivo, apre scenari ancora più preoccupanti. Cosa significa nel concreto questo? Significa andare a collocare impianti industriali, perché le centrali geotermiche, anche quelle migliori, anche quelle a ciclo binario, sono impianti industriali, di tutta evidenza, sono delle specie di ragni con la centrale in mezzo e il sistema di condotte che devono collegarle ai pozzi di sfruttamento e di reiniezione. Sono impianti industriali a tutti gli effetti. Quindi questa previsione inutile di incremento di produzione elettrica, oltretutto va a incidere su territori che hanno già un'economia che è evidentemente alternativa agli impianti industriali. Sono economie che si basano, tra virgolette, sul brand Toscana, sulla qualità del territorio, sono il turismo, sono la produzione dei prodotti locali, sono letteralmente incompatibili con quel genere di sfruttamento. Sicuramente avranno delle limitazioni e delle riduzioni quelle economie diffuse con questo genere di sfruttamento. E allora la riflessione è sempre quella: perché si vuole privilegiare la privatizzazione dei profitti e la socializzazione dei costi? Perché di questo si tratta poi, la collocazione di impianti geotermici su territori di questo genere. E quindi ritorno e chiudo. E questa è la cosa importante, secondo me, di questa giornata, in questo momento. E quello anche di cercare di far riflettere il decisore, di metterlo di fronte alle proprie responsabilità. Qui ci sono anche gli amministratori locali, credo ci siano persone che hanno anche qualche forma di continuità con l'amministrazione regionale. Credo sia importante che passi forte questo messaggio, che la responsabilizzazione del decisore regionale su queste partite. Evito poi, perché lo faranno nel merito successivamente gli interventi, di parlare dell'Amiata, l'ho già accennato prima. È una situazione che urla vendetta. Ci sono dati e ormai consolidati, c'è la questione della contaminazione e riduzione della falda acquifera, insomma è una situazione estremamente drammatica. Tutto questo contesto deve essere gestito politicamente e amministrativamente, è questo che chiediamo noi, chiarezza e trasparenza nelle scelte politiche e amministrative, ed è questo il senso della giornata. Chiudo con una piccola, con un ringraziamento veramente di cuore. Avevamo invitato, io personalmente ho invitato un collega della regione che è Luigi Micheli qui in sala, e Luigi, siccome è persona integerrima, io ho grandissima stima di lui, mi ha chiesto, chiedi l'assenso alla mia partecipazione all'assessore. L'assessore non ha voluto nemmeno rispondere. Ecco, io ringrazio Luigi, per mercoledì va in pensione, per una carriera veramente di onestà intellettuale che credo di poter dire gli sia costata anche qualcosa. Grazie Luigi. Ringraziamo il dottor Chessa per il suo intervento sintetico, chiaro. Io credo che tutta questa storia della geotermia in Toscana o comunque in Italia faccia il paio poi con la questione delle trivelle a mare, dove le logiche sembrano specularmente uguali. Non si capisce perché economie costiere debbano essere messe a rischio da perforazioni, attività estrattive in uno dei mari, questo io lo posso dire da idrobiologo, che è fra i più inquinati al mondo dagli idrocarburi, già oggi. Quindi immaginate cosa potrebbe accadere se ci fosse uno sversamento davanti, per esempio, alle coste dell'Adriatico, dove noi sappiamo che importanza ha il turismo e quanta gente ci vive. Quindi questo tipo di sfruttamento non va a favore dell'economia, mette a rischio quelle già esistenti e certamente non aumenta i posti di lavoro. Do la parola adesso a Pino Merisio, sempre del nostro gruppo, SOS Geotermia. Il titolo del suo intervento è Le recenti scelte energetiche della Toscana e la geotermia.
La mia relazione affronterà diversi aspetti, spero di restare all'interno, diciamo, del quarto d'ora che mi è stato assegnato, è un po' complicato. Prima farò una panoramica dei titoli di ricerca mineraria geotermica che ci sono in Toscana, poi la situazione energetica toscana rispetto alle fonti energetiche rinnovabili elettriche e poi uno sguardo anche alla realtà nazionale rispetto all'obiettivo 2020 che si è dato la CE e quindi a che punto siamo rispetto a queste realtà. Allora, attualmente in Toscana sono presenti 8 concessioni di sfruttamento minerario che la Regione ha dato all'Enel, le ho elencate qua brevemente e rappresentano praticamente circa il 2,5% del territorio regionale e in pratica sono 518 chilometri quadri che l'Enel sta utilizzando per le proprie centrali, che sono praticamente 34 installate, diciamo, nel nostro territorio, per una potenza installata di circa 910 megawatt. Questa, diciamo, è la realtà toscana attuale dal punto di vista della produzione di energia elettrica geotermica. Oltre a questi permessi, a queste concessioni minerarie che rilasciate nel passato, in Toscana sono stati rilasciati diversi permessi di ricerca di risorse geotermiche in base al processo di liberalizzazione che ha attuato il governo Berlusconi-Scajola. In pratica questi permessi di ricerca, alcuni sono decaduti, attualmente ne sono in vigore 23. Adesso le elenchiamo rapidamente, poi ne parlerà più diffusamente chi mi seguirà, diciamo, di questi permessi di ricerca. Comunque sono praticamente 8 realizzati nella regione nord, cioè nella quella che viene chiamata l'area tradizionale intorno all'Arderello, Val di Cecina e intorni in pratica, e 15 permessi di ricerca nell'area sud, cioè Amiata, Maremma e Val d'Orcia. Questi permessi di ricerca rappresentano una superficie notevolissima. Adesso li facciamo scorrere rapidamente, diciamo, per l'area nord c'è il permesso Boccheggiano, Guardistallo, Mazzolla, Mensano, Monte Santa Croce, Monte Bamboli, Monte Gemoli e Roccastrada. Per l'area sud invece i permessi, cioè l'area sud, Amiata, Val d'Orcia e Maremma, sono 15 e li elenco rapidamente. Bagnolo, Campiglia d'Orcia, Castiglion d'Orcia, sentite anche i nomi che hanno questi permessi, tanto per rendervi conto di qual è la realtà. Cinigiano, La Grascetta, Le Cascinelle, Montalcino, Montelabbro, Montorio, Murci, Pereta, Poggio Montone, Pomonte, Ripa d'Orcia, Scansano. In pratica, attualmente questi permessi di ricerca coprono circa 1300 chilometri quadri nell'area tradizionale e circa 1269 chilometri quadri nell'area della Amiata, Maremma e Val d'Orcia. In pratica rappresentano l'11,2% del territorio toscano dal punto di vista, diciamo, delle aree interessate. Per quanto riguarda la provincia di Grosseto, questo è un terzo praticamente del territorio della provincia di Grosseto, che è la provincia più grossa della Toscana, che è tutto interessato da questi permessi di ricerca. Oltre ai permessi di ricerca, in Toscana ci sono anche dei progetti di impianti pilota, quei famosi progetti sempre definiti dalla liberalizzazione che ha fatto il governo Berlusconi-Scajola, e qui in Italia praticamente che prevedono la realizzazione di 10 centrali geotermiche diciamo a basso impatto ambientale tra virgolette di 5 megawatt. Per quanto riguarda la Toscana ne sono in progetto già 5, 2 nella zona della Miata, praticamente Montenero d'Orcia e Casa del Corto, e 3 nella zona, diciamo, tradizionale, che sono Castelnuovo, Cortolla e Lucignano. Lucignano, vedete, quel permesso è conteso perché in un primo tempo il Ministero l'aveva bocciato e quell'area era stata assegnata a un'altra società
che aveva dato quel permesso un altro nome che si chiama Serracona. Attualmente adesso la società che aveva in gestione il permesso di ricerca, il progetto pilota Lucignano, ha fatto ricorso al TAR, l'ha vinto ed è tornata ancora in gara e quindi hanno sospeso praticamente il permesso, il progetto pilota di Serracona. Quindi oltre ai permessi ci sono anche queste centrali pilota che dipendono esclusivamente dal Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico dal punto di vista della progettazione, della via e della la concessione, diciamo, di ricerca mineraria. In questa mappa c'è un po' la sintesi di quello che vi ho detto, anche se alcuni permessi sono decaduti, quelli che vedete in alto, per esempio a nord diciamo di quell'area verde, sono decaduti e anche altri sono decaduti. Comunque danno l'idea di quant'è la superficie interessata, diciamo, dalle concessioni, dagli impianti pilota e dai permessi di ricerca. Vedete, è notevole l'impatto visivo, diciamo, di queste aree rispetto alla realtà delle province di Siena, Grosseto e Pisa. Perché queste aree hanno anche la loro caratterizzazione ben particolare, no? Sono aree vocate a una realtà, diciamo, agricola turistica da molto, diciamo, molto, molto importante, oltre che da una caratterizzazione paesaggistica molto, molto valida. Si pensi ad esempio alla Val d'Orcia, che è all'interno, diciamo, è un sito dell'UNESCO. In questa realtà c'è una economia agricola molto particolare che produce, diciamo, delle eccellenze dal punto di vista delle produzioni agricole, a partire dal Brunello di Montalcino, dal Chianti, dal Monte Cucco, dal Morellino di Scansano, praticamente dagli oli extravergini di tutte le qualità, IGP, DOP, eccetera, i pecorini, eccetera. Quindi è un'area che ha una caratterizzazione socio-economica ben definita, ben precisa. Non è un deserto del Nevada, come dice il nostro Presidente. Quindi è un'area che ha già una certa economia consolidata, ben presente nel suo territorio. Qui ho raggruppato praticamente tutte i decreti che ha fatto il governo Berlusconi per liberalizzare l'attività di ricerca geotermica, a partire, diciamo, dalla liberalizzazione dei permessi di ricerca, dall'istituzione delle centrali progetti pilota per 10 centrali da 5 megawatt, al fatto che i progetti pilota dal punto di vista della via e della concessione mineraria sono di competenza del governo. Ovviamente la via poi deve essere, una volta che è stata autorizzata dal Ministero dell'Ambiente, deve passare al vaglio, diciamo, della Regione, che ha ancora un parere definitivo e importante, non è solo consultivo. Quindi se la Regione dice no ai progetti pilota, si bloccano anche quelli. E poi volevamo capire, come prima aveva accennato il geologo Chessa, perché questa diffusione di permessi di ricerca? Perché all'interno di quelle leggi che abbiamo visto in precedenza è presente anche un decreto ministeriale del luglio 2012 che prevede incentivi a queste fonti di produzione di energia rinnovabile. In particolare per la geotermia sono previste delle tariffe molto consistenti. La tariffa incentivante prevista per la produzione di energia elettrica, diciamo, di queste centrali geotermiche a bassa a media entalpia di tipo, diciamo, binario, è pari a 200 euro al megawattora. Questa tariffa poi, per quanto riguarda le centrali pilota, è omnicomprensiva e dura per 25 anni ed è garantita completamente dal governo. Passiamo il prezzo di produzione definito dall'autorità per l'energia nel 2015, il prezzo medio di cessione al GSE era pari a 51,69 euro a megawattora, quindi un quarto rispetto alle tariffe incentivanti previste per queste centrali. Quindi si capisce perché c'è questa corsa alla richiesta di permessi di ricerca di centrali di pilota. Ho fatto un esempio di una centrale pilota tipo quella che vogliono realizzare nella zona dove abito io, a Montenero, no? Il costo di costruzione previsto secondo il progetto che è stato depositato al Ministero dell'Ambiente è 35 milioni, il ricavo annuale è 8 milioni, ricavo che poi deve essere moltiplicato per 25 anni 200 milioni. Quindi capite anche dal punto di vista economico quanto sia valido, diciamo, questa corsa a queste centrali, perché c'è anche un interesse economico, finanziario, direi anche un po' speculativo, molto forte. Queste centrali che vogliono da realizzare ovviamente sono centrali che hanno un impatto
minore rispetto a quelle delle ENI tradizionali, perché non dovrebbero buttare nulla nell'aria, però creano altri problemi, già li ha elencati il geologo Chessa prima, perché vanno a inserirsi in un territorio che ha una caratteristica socio-economica molto particolare, molto diversa, diciamo, dal deserto. Quindi c'è l'impatto ambientale, ci sono problemi che possono sorgere con le falde acquifere, sia per la fase di perforazione dei pozzi di estrazione, di iniezione, ma anche durante poi la gestione, diciamo, di questi pozzi, perché quando si estrae del fluido geotermico e lo si rispara in pressione da un'altra parte, questo fluido in pressione può risalire, può andare a contaminare anche delle falde acquifere. Poi altri problemi che possono essere generati da queste centrali: la sismicità indotta per lo svuotamento dei bacini geotermici, in realtà, diciamo, che hanno delle caratteristiche sismiche molto sensibili, possono indurre dei fenomeni di microsismicità che magari non hanno un impatto grosso rispetto alla realtà, ma diciamo vasta, però nei territori vicini possono creare parecchi problemi. Altri problemi che possono creare sono la svalutazione delle proprietà immobiliari e dei terreni nei dintorni di queste centrali, che da agricoli diventano industriali e quindi cambiano la loro natura. E quindi qual è l'altro impatto che ci può essere dal punto di vista economico? La fuga del turismo, il crollo del valore aggiunto delle produzioni locali agricole di eccellenza, perché se c'è un territorio integro valgono un certo prezzo, se c'è una realtà industriale evidentemente il valore crolla, e quindi da questo si può determinare una perdita anche dei posti di lavoro attualmente impegnati, diciamo, nella produzione agricola e nel settore turistico. Facciamo anche il caso che queste centrali occupano, una volta finito il lavoro di costruzione, pochissime unità, perché sono in genere telecomandate e a parte qualche squadra di manutenzione ci sta poca gente. Quindi anche dal punto di vista della manodopera, dell'occupazione definitiva, è molto scarsa, e quindi è molto di più l'impatto di perdita rispetto alle altre realtà preesistenti che l'innovazione che può portare dal punto di vista occupazionale questa centrale. Passiamo adesso ad analizzare l'obiettivo, diciamo, della CE 2020. Come sapete, c'è questo obiettivo che prevede di realizzare entro il 2020 un 20% di diminuzione, diciamo, del consumo di energia finale, il 20% di riduzione delle emissioni di CO2 e il 20% di produzione da fonti energetiche rinnovabili. Questo obiettivo definito a livello europeo poi viene calato nei singoli paesi con dei piani di azione nazionali, il cosiddetto PAN, che poi a sua volta va a ripartire in ogni regione diciamo, la quota che deve essere raggiunta di produzione di energia complessiva, diciamo, per raggiungere questo obiettivo. Per quanto riguarda la Toscana, diciamo, questa quota si chiama burden sharing, ovviamente usano sempre termini inglesi, non si usa più la ripartizione del carico o qualcosa del genere, che sarebbe più comprensibile, ma forse va avanti così, insomma. Allora, per quanto riguarda la Toscana, nel burden sharing, la situazione del 2011 prevedeva una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di 652 kilotep, cioè migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio. L'obiettivo 2020 è 767 kilotep, cioè un incremento di 115 kilotep dal 2011 al 2020. Nella diapositiva successiva io ho indicato qual è la situazione attuale con i dati del GSE. Allora, se guardate l'anno 2015 con i dati, diciamo, del GSE preliminari, danno già che la Toscana ha già raggiunto nel 2015 una produzione totale di energia elettrica da fonti rinnovabili di 751 kilotep rispetto all'obiettivo, diciamo, di 767 del 2020. Quindi nel 2015 già mancherebbero 16 kilotep di produzione da fonti rinnovabili elettriche per raggiungere l'obiettivo. Nell'ultima colonna che vedete, nelle previsioni dello stesso PAE della Regione Toscana, si prevede che con il fotovoltaico, anche senza incentivi, si arrivi a 100 kilotep, quindi un incremento di più 25, che lasciando immutate le altre fonti, praticamente ci porterebbe a superare quello che è l'obiettivo previsto, diciamo, dal burden sharing. Quindi in pratica, col solo incremento del fotovoltaico, che tra l'altro c'è da spiegare anche questo fatto, il fotovoltaico attualmente non è più incentivato, però il crollo del costo delle celle fotovoltaiche, eccetera, determina anche
la competitività attuale del fotovoltaico, quindi praticamente con il solo fotovoltaico potremmo raggiungere gli obiettivi, diciamo, del 2020 senza installare nessuna nuova centrale geotermica. E questo comporterebbe anche un risparmio dal punto di vista delle energie, dal punto di vista delle bollette, di circa 300 milioni di incentivi. Avete visto prima quant'era la quotazione della tariffa incentivante rispetto al costo, diciamo, dell'energia presente nel 2015. Quindi in teoria non servirebbero nuove centrali per raggiungere gli obiettivi del burden sharing. Ma malgrado questo, la Regione Toscana ha fatto una forzatura nel PAER, prevedendo, diciamo, di raggiungere questi obiettivi che non sono obbligatori attraverso l'incremento di energia geotermica elettrica. In un primo tempo si pensava di un incremento di 113 megawatt, successivamente questi 113 megawatt sono diventati 225 megawatt aggiuntivi, perché la Regione prevede di assegnare 150 megawatt a quei permessi di ricerca che ha distribuito alle varie società della rete geotermica. Quindi c'è una forzatura di quel tipo, cioè non è che sia indispensabile perché ce lo impone l'Europa, eccetera, eccetera, come si usa sempre, ma perché è una scelta tipica, diciamo, che fa la Regione Toscana di investire soltanto principalmente nel geotermico. E tra l'altro, l'aveva già accennato prima il geologo Chessa, dopo la sospensione preelettorale dei pozzi di ricerca, eccetera, la Regione Toscana ha varato adesso provvedimenti urgenti in materia di geotermia senza aspettare, appunto, quelle nuove linee guida che dovrebbero essere elaborate dal governo, e quindi praticamente per quanto riguarda la geotermia non c'è un protocollo, un elemento che dice dove si può fare, dove non si può fare, eccetera, non c'è nulla, è a libera discrezione della Regione Toscana. Ecco, questo era quello che avevo già accennato prima. In pratica, questi 225 megawatt che sono stati incrementati rispetto ai 115 di prima. Adesso faccio un breve escurso, diciamo, a livello nazionale. Gli obiettivi, diciamo, 20-20-20 prevedono a livello nazionale di arrivare nel 2020 per l'Italia a una produzione da fonti energetiche rinnovabili del 17%. Lo vedete dalla curva che è indicata, diciamo, dalla linea in rosso. Se voi andate ad analizzare la situazione del 2014, siamo già arrivati al 17,1%. Vuol dire che anche a livello nazionale abbiamo già raggiunto gli obiettivi a cui dovremmo arrivare nel 2020. Quindi anche per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, siamo arrivati nel 2014 al 37,5%, con l'obiettivo, diciamo, del 2020 il 26,4%. Quindi anche in questo caso abbiamo raggiunto con largo anticipo, diciamo, quegli obiettivi del progetto CE 2020-2020. Quindi a questo punto una domanda sorge spontanea. Se abbiamo superato gli obiettivi che ci eravamo posti, ha senso ancora dare questi incentivi alle fonti energetiche rinnovabili elettriche che ci sono tuttora? Perché queste fonti energetiche hanno un grosso costo rispetto alle bollette che paghiamo come cittadini, cioè incidono praticamente per il 20-23-24% della bolletta, e questo è un danno anche in una situazione di crisi economica sia per le imprese che per i cittadini, perché il costo dell'energia così esagerato limita anche la potenzialità, diciamo, di lavoro e di esportazioni, eccetera. Quindi sarebbe il caso di rivedere un po' queste fonti, diciamo, gli incentivi che sono stati dati finora puoi concludere. Sì, ecco. Allora concludo brevemente con qualche proposta per il futuro. Cioè, abbiamo raggiunto gli obiettivi, va benissimo, noi però non dobbiamo limitarci a vedere la realtà attuale, perché dipendiamo ancora molto, diciamo, dal petrolio. Bisogna insistere per raggiungere, diciamo, obiettivi ulteriori per essere meno dipendenti dalle fonti energetiche fossili. Però questo qua, secondo me, non deve essere fatto nel campo dell'energia elettrica, ma soprattutto nel campo termico dei trasporti, perché sono lì che si concentrano i maggiori consumi dal punto di vista globale, no? Per quanto riguarda l'energia elettrica rappresenta attualmente il 20% dei consumi finali di energia, mentre invece per i trasporti e per il riscaldamento, diciamo, agli usi, diciamo, civili è il 36-37%. Quindi noi quello che invitiamo
per proseguire, diciamo, questa logica virtuosa di contenimento delle risorse diciamo fossili, di sviluppare il solare termico, di sviluppare, diciamo, il risparmio energetico con l'innovazione dei processi produttivi e praticamente anche la riqualificazione degli usi civili dell'energia negli uffici, nelle case, eccetera. Puntare sui piccoli impianti di fotovoltaico e anche da altre fonti energetiche che abbiano una possibilità di essere inseriti facilmente nei territori e anche per le modalità di autoconsumo di famiglie ed imprese. E poi l'ultima cosa, che non è secondo me la più, non è l'ultima perché pesa di meno, anche secondo me dovrebbe essere la prima, la scelta del futuro energetico di questi territori dovrebbero partecipare le popolazioni. Questa si chiama democrazia, io penso che in questi ultimi momenti sia stata dimenticata. Grazie. Grazie. Sì. No, vabbè, ma alla fine l'ha fatto. Ringraziamo Pino Merisio per la panoramica che ci ha dato e chiediamo qui siamo al Nogesi sempre, ma difensore della Toscana, Giovanna Limonta. La lotta dei cittadini contro la geotermia in Alta Val d'Elsa e Val di Cecina. Pronto? Mentre ci organizziamo volevo fare una piccolissima riflessione su alcuni aspetti. Questi impianti che si stanno praticamente proponendo in diverse parti d'Italia, una riflessione da fare è che molto spesso non sono ditte neanche lontanamente attrezzate per fare questo tipo di lavori. Si sta di fatto verificando quello che si è verificato per il fotovoltaico e per l'eolico, che tantissime ditte si sguinzagliano sui territori per cercare di ottenere le autorizzazioni da poi rivendersi a chi probabilmente sarà in grado di fare gli impianti. Quindi esiste un marketing di queste licenze a un costo anche molto interessante. Come d'altro canto c'è il fatto che le dismissioni delle centrali Enel che è in corso a seguito dell'aumento della produzione energetica nazionale dovute proprio alle rinnovabili non va a focalizzarsi su quegli impianti che possono essere nocivi, dannosi o impattanti sul territorio, ma sta avvenendo nei confronti degli impianti più costosi per l'Enel. È chiaro che un impianto geotermico che non consuma combustibile e in più prende un incentivo di 200 euro a megawatt sarà l'ultimo nella logica, in questa logica, a essere considerato come dismissibile. Riflettiamo su questo. Prego. Sì. Scusate la voce, ma sono un po' raffreddata. Allora, io devo parlare della lotta dei cittadini contro la geotermia in Alta Val d'Elsa e in Alta Val di Cecina. Premetto che le nostre lotte si stanno portando avanti non da soli, ma in collaborazione con altre associazioni ambientaliste che ci stanno appoggiando, come Italia Nostra, Casole Nostra, FAE, WWF ed Ecomuseo Borgo La Selva. E naturalmente la Nogesi che fa rete a tutte le associazioni. Allora, riparto con delle immagini dal discorso che aveva fatto Pino in precedenza. Le zone ad oggi sfruttate dalla geotermia industriale e occupate quindi dall'Enel per ora sono queste, quella di Larderello, quella di Radicondoli e della Miata. E sono presenti nella zona nord 30 centrali, nella zona sud 5 centrali. Nel 2010, quando è stato emanato questo decreto legislativo famoso, è stata liberalizzata la geotermia, per cui sono stati rilasciati all'inizio, addirittura la Regione Toscana ha avuto una richiesta di 63 permessi di ricerca geotermica. Sono stati rilasciati, mi sembra che erano 34 o 36, non mi ricordo, e dopodiché alcuni sono decaduti negli anni e a settembre 2015 risultano vigenti 24 permessi di ricerca. Per cui 2.291 chilometri quadrati che corrisponde a una bella fetta di Toscana, cioè il 10%.
Quindi se dovessero andare avanti i progetti in corso, si passerebbe da queste aree che adesso sono quelle di prima, che adesso sono occupate dall'Enel, più queste, e quindi avremmo ad arrivare ad avere una somma complessiva con un'area così grande occupata da geotermia industriale, quindi un cambiamento totale di quello che è il paesaggio toscano e le caratteristiche proprio della Toscana. I permessi di ricerca sono questi in elenco che vedete, bene o male li conosciamo un po' tutti, e le società in questione sono quelle: Gesso, che ora è diventata Burisma, una società ucraina, poi Enel Green Power, Magma, Sorgenia, Toscogeo, che è ancora Graziella Green Power perché Magma Energy Italia ha questi due permessi, ma anche questi perché Toscogeo appartiene ancora a Graziella Green Power, per cui si prende una bella fettina ed è molto affezionato alla nostra zona, sembra. Allora, questa è l'immagine della Toscana che conosciamo e questa diventerebbe l'immagine della Toscana se dovessero andare avanti questi permessi. Le centrali che propongono sono centrali a ciclo binario di questo tipo, ma come vedete quantomeno gli altri stati hanno il buon senso di collocare queste centrali in zone magari disabitate o desertiche o comunque che non vanno a disturbare, a rovinare dei territori con una caratteristica paesaggistica notevole come quella della Toscana. Il Comitato Difensori della Toscana è nato a Casole d'Elsa e si è occupata per primo del permesso di ricerca Menzano, che come vedete è quello della Magma Energy Italia e comprende i territori di Casole d'Elsa, quasi tutto il comune, poi un pezzetto di Radicondoli, San Gimignano, Colle Valdelsa, Volterra. La Magma potrà fare in tutto questo territorio un'installazione di centrali ad arrivare a un massimo di 80 megawatt, per cui se le centrali che propongono sono da 5-10 megawatt, basta fare i conti, vuol dire parecchie centrali su quest'area. Ad oggi il progetto Menzano la regione ha rilasciato il progetto Menzano e la possibilità di fare 3 pozzi geognostici localizzati naturalmente tutti in zone di particolare pregio, a Pignano, a Casole d'Elsa nella zona del Berignone, a Radicondoli nella zona del Podere Tesoro. Dopodiché ha rilasciato il permesso di fare prospezioni sismiche e riflessioni su tutta l'area. Altra cosa del progetto Menzano sono, ora in questo momento c'è una valutazione di impatto ambientale in corso per l'esecuzione di 2 pozzi profondi che prevedono naturalmente la costruzione di una centrale vicino a Montecastelli, proprio affacciata al borgo. Sì, perché vabbè, comunque poi su Montecastelli ci ritorniamo. Il nostro comitato, quando ha saputo di questo permesso, si è dato da fare cercando di informare la popolazione, perché purtroppo i cittadini non sono mai informati di queste cose che cadono dall'alto, e allora niente, ci siamo messi a fare banchetti, incontri pubblici, raccolte firme per petizioni, non va avanti, okay. Proiezioni di film a tema, cene per autofinanziamento, perché tutto questo comporta un costo per i cittadini, perché ad ogni passaggio assoggettabilità via, ok, si chiama il geologo, si fa l'osservazione, si paga. Dobbiamo fare una via in corso, si chiama l'avvocato e si paga l'avvocato. Tutti questi soldi naturalmente li tiriamo fuori dalle tasche dei cittadini, no? Che già in periodo di crisi mi sembra giusto doversi difendere dalla propria regione. Comunque. Questo è, poi azioni che hanno sensibilizzato, sempre fatte a caso, la popolazione. Abbiamo preso contatti naturalmente con i comitati che già avevano esperienza su quello che voleva dire geotermia e sui problemi che avrebbe comportato, che avevano lo stesso nostro problema, perché oltre ad avere centrali in loco avevano anche permessi di ricerca, l'amiata, no? E abbiamo aderito alla rete Enogesi, per cui abbiamo partecipato anche alle iniziative Enogesi. Un'iniziativa particolarmente democratica che è stata fatta dall'amministrazione comunale di Casole d'Elsa è stata la consultazione popolare, un referendum, diciamo.
in collaborazione naturalmente con tutta la cittadinanza e le associazioni ambientaliste. È stata posta a tutta la cittadinanza il quesito: lei è favorevole allo sviluppo industriale della geotermia nel comune di Casole d'Elsa, dopo aver fatto un lavoro di informazione in tutte le frazioni con incontri pubblici spiegando i pro e i contro di cosa avrebbe comportato l'installazione di queste centrali industriali sul nostro territorio, e Sì, 94% dei cittadini hanno detto no, no. È vero che legalmente, probabilmente, anzi sicuramente non ha valore un referendum del genere, però mi sembra un segno di alta democrazia di cui forse la regione dovrebbe tenerne conto, cioè quello che i cittadini vogliono per il futuro del proprio territorio. Ora, oltre al progetto Mensano, intorno a noi ci sono altri progetti. Non ci lasciamo perdere niente, perché abbiamo un progetto per una centrale pilota denominata Castelnuovo, sempre a ridosso di Monte Castelli, un borgo antico e bellissimo, dove c'è in programma una centrale pilota ministeriale Castelnuovo e la centrale di cui parlavo prima, regionale, tutto addosso. Qui. Poi c'è una centrale pilota denominata Lucignano, che è quella di cui parlava Pino prima, che diceva, vabbè, prima era Lucignano, poi è decaduta, è diventata Serracona ed ora è ritornata a Lucignano. Ok, poi altra cosa, sempre nel nostro territorio, perché noi non è che ci occupiamo in modo specifico di Casole e basta, perché per noi il territorio è tutto il territorio e l'area vasta che ci circonda, sono due pozzi profondi localizzati vicino nella vallata che porta al Masso delle Fanciulle. Ecco, questo si chiama Progetto Mazzolla. Il Masso delle Fanciulle è una località particolarmente bella, conosciuta da tutti i cittadini della zona e frequentata dai cittadini di tutti i paesi intorno e anche dai turisti, e infatti è nominata sulle guide turistiche, perché solo percorrendo il tracciato che porta al Masso delle Fanciulle si percorre questa vallata, ed è proprio affacciandosi su questa vallata che vogliono mettere questi due pozzi profondi che poi diventerebbero sei, che poi da quello che è stato visto dalla relazione che è uscita dalla conferenza dei servizi, e poi verrebbe costruita una centrale da 10 megawatt, giusto? Mi sembra che c'entri parecchio con una zona così, no? Cioè noi abbiamo una zona così bella, a vocazione turistica, dove comunque è una ricchezza per tutti i cittadini intorno, e ci piazziamo una centrale nel mezzo, così chi ha l'agriturismo, chi ha l'attività intorno, se ne va, andrà avanti l'industriale che naturalmente ha la bella centrale, grazie. Questo è il promesso di ricerca Mazzolla, e qua appunto vicino alla riserva naturale del Berignone, appunto dovrebbe essere considerata di particolare pregio già solo per quello, ma pare che non sia così. Il nostro comitato con le altre associazioni ha indetto una petizione per vedere se la faccenda interessava cittadini o se era solo una nostra fissa, ma pare che interessi parecchi cittadini, perché hanno firmato la petizione 5.300 cittadini. Ecco, 5.300 cittadini che dicono no, regione, ripensaci. Ma non pare che la regione voglia ripensarci, infatti la fase di via è stata conclusa e hanno deciso che è in piena compatibilità ambientale, per cui può andare avanti. Ora è stata fatta la conferenza dei servizi, che si è riunita il 26 febbraio, ho dimenticato la data, ma comunque di quest'anno, e siamo in attesa dell'atto conclusivo. Allora, i cittadini cosa si sono ritrovati a fare in tutte queste cose? No, dico questo per dire le spese che i cittadini comuni devono fare per cercare di tutelare un bene comune che appartiene anche a loro, no? Allora, fase di via, due pozzi profondi, osservazioni, paga. Presentazione e integrazioni, perché poi sono state presentate integrazioni, ok, altre osservazioni, paga. Via compatibilità ambientale. L'unica cosa che abbiamo potuto fare era il ricorso straordinario al Capo dello Stato, perché purtroppo abbiamo saputo in ritardo che la via era passata, per cui non eravamo nei tempi. Ora, quando verrà emanato questo atto conclusivo, la cosa che eventualmente, se avremo le capacità economiche di fare, sarà un ricorso al TAR. Questo comporta soldi, no? Ma anche tempo, perché da quando c'è in ballo sta cosa noi abbiamo perso ore e ore della nostra vita cercando di capire che cosa stava succedendo e cercare di capire che cosa potevamo fare. Ore. Allora,
Comunque non siamo solo noi, no? Per fortuna non siamo soli, aggiungo, perché adesso io ho parlato del progetto Mensano, ma questo voi moltiplicatelo per tutti i permessi di ricerca che avete visto prima, perché comunque non si vedono e non si sentono, ma i cittadini si stanno muovendo, non le vogliono queste centrali. Allora, solo nella nostra zona c'è il Comitato Difensore della Toscana, io sono la segretaria e siamo qua diversi, Giovanni è il nostro presidente, e siamo nati noi a Casole d'Elsa. Poi, sulla zona di Monte Castelli è nato un altro comitato per opporsi alle centrali Monte Castelli Viva. Nella zona di Radicondoli è nato recentemente un altro comitato, Comitato per Radicondoli. Nella zona del Masso delle Fanciulle c'è un movimento di cittadini che si sta muovendo, dicendo no triv né al Masso né altrove, ma insomma si stanno muovendo. Questo si vede con iniziative, cercando di coinvolgere la gente, di informare, perché anche solo a Volterra, che il progetto Mazzolla riguarda quasi prevalentemente il comune di Volterra, ma la gente non sa nulla. E la gente di Volterra è molto affezionata comunque alla località del Masso delle Fanciulle. Allora, vabbè, qua voglio dire, noi magari abbiamo una certa età, non lo so, no? Ma anche in nome di questi ragazzi, cioè, che potere abbiamo noi di togliergli un bene che appartiene anche a loro, decidendo già di rovinarlo con industrializzazione, no? E quello che ho fatto vedere ora, no? Le immagini delle persone che avete visto, sono le persone, i dissidenti che ci sono, che si fanno vedere, no? Che si fanno sentire. Tanti avrebbero potuto essere in quest'aula oggi, ma non ci sono, perché tanta gente ha perso la fiducia. Purtroppo, noi ci ritroviamo a informare la gente con persone che ti dicono sì, ma tanto fanno quello che vogliono, e non è una bella cosa, no? Noi però non siamo disposti ad arrenderci, perché siamo ancora convinti che si dice partecipazione e la nostra è quella che vuole essere partecipazione. Visto che si vedono paginate con scritto partecipazione, vorremmo una partecipazione che non ci venga negata. E allora noi continuiamo, perché crediamo ancora nella democrazia e crediamo che la voce dei cittadini in qualche modo conti. E spereremo che la Regione ne tenga conto e ci accolga, ecco, diciamo così, che accolga i suoi cittadini. Ringraziamo Giovanna, sappiamo però anche per esperienza che se le battaglie vengono condotte con questa animosità e questa partecipazione si vincono. Noi le abbiamo vinte tutte quelle nei nostri territori in Umbria, non ne abbiamo persa una, abbiamo ancora qualcosa in itinere, però è cambiata anche la politica. Perché siete partiti forse anche un po' in ritardo, in una condizione sicuramente peggiore di quella da cui siamo partiti noi, dove le cose... L'animosità è fondamentale e ci vuole anche un po' di esperienza sulla parte, diciamo, amministrativa e giuridica di queste cose, che non è facilissimo orientarsi e qualche volta ci si muove tardi. Bene, adesso ci abbiamo Daniele Galluzzi, produttore vitivinicolo di Cinigiano, il progetto Montenero e l'economia dei territori. Non c'è? Non è potuto venire? Non c'è. Mi ha detto di parlare con suo. Ah, beh sì, se c'è qualcuno che lo sostituisce, senz'altro. Se non è potuto essere presente? Ben volentieri. Se si presenta così, o a questo o a quello. Sì, io scuso Daniele perché ha delle difficoltà di salute, stamattina deve essere in ospedale per alcune analisi un po' particolari, per cui si scusa con voi, con gli organizzatori, certo. E con voi che siete qua. Vi facciamo gli auguri. Certo. Sì, perso il 7. Lei è? Ne abbia bisogno, sì. No, io per non avere giacchetta mi sono messo il golf, perché ho altre funzioni. Questa vicenda del geotermia, faccio politica nel comune Cinigiano come capogruppo d'opposizione, quindi
conosco tutta questa storia, conosco Daniele perché è un amico, abbiamo fatto battaglia insieme, e allora provo a dire il suo pensiero, cercando di non modificare assolutamente, di non mischiare la politica mia con la sua opinione. Perché gli imprenditori della zona hanno detto che non sono d'accordo sulla progettazione di impianti geotermici nella zona della Miata? E 65 operatori, imprenditori, hanno detto non siamo d'accordo, vogliamo essere ascoltati. Questa è la raccolta di firme che abbiamo presentato alla quarta commissione, c'è stato un incontro, Daniele è intervenuto, ma è intervenuto anche Omero Gobbo dell'azienda biologica Masi di Santa Rita ed altri imprenditori. Quali sono le ragioni degli imprenditori? Quindi io non sono un imprenditore, ma le loro ragioni le ho condivise. Prima, non c'è assolutamente coerenza fra la vocazione di un territorio, gli investimenti che si sono fatti e le novità e le decisioni che vengono assunte. Perché se un territorio è stato vocato ad attività particolarmente impegnative, come il vino, l'olio o altre produzioni, e su quello ci ha investito molto la Regione Toscana e la Comunità Europea, non vediamo perché debba essere rimesso in discussione tutta sta roba e fatto degli interventi che hanno un contrasto forte con questo tipo di questioni. L'altra motivazione è questa: se in un territorio si deve decidere cosa fare, oltre a quello che il PIT, che è quello che dice che rimanda al territorio tutta una serie di osservazioni, di decisioni e di il territorio va ascoltato, appunto. Non mi pare che ci sia una grande questione da mettere in campo. Il territorio va ascoltato. Se nel territorio ci sono espressioni negative rispetto a concessioni, a richieste di concessioni, qualche buona ragione quel comune l'avrà. Ed allora, se nel territorio si sono espressi negativamente, dopo un certo periodo dove c'era un'incertezza, ma insomma accettiamo che anche che ci possano essere ripensamenti, è sempre una cosa buona cambiare idee quando si cambia in meglio, a questo punto non vedo perché la Regione non possa ascoltare le buone ragioni del territorio. Le buone ragioni del territorio non sono state ascoltate nemmeno con un intervento che direi di una illogicità incredibile, un decreto dirigenziale che esclude la via da un pozzo geotermico in una zona vicinissima a un parco naturale, dove il consumo dell'acqua, in questo caso del Fiora o di altre fonti, è enormemente devastante. Noi possiamo discutere, io non sono contro, ideologicamente contro la geotermia, io dico che ci sono delle condizioni in cui non è possibile assolutamente non tener conto del parere della gente. E lì, chiaramente, se imprenditori come Galluzzi dice io ci ho investito in questo territorio, c'è un agriturismo incredibile e quindi voglio capire perché io devo rinunciare a quel ricavi che oggi potrei avere se non ci fosse questa roba. È già un territorio difficile, dove le questioni occupazionali ed altro sono fra le più critiche. Se voi mi mettete in condizione che le uniche cose che funzionano siano messe in difficoltà, è chiaro che non siamo d'accordo. Sapete qual è l'altra questione devastante che io condivido con Galluzzi? È il muro di gomma che abbiamo con certi elementi e con certe competenze, ma non solo su questo, anche sull'inquinamento e su altre questioni ben precise. Cioè nessuno risponde. Tu fai risposti, io ho fatto 3 risposti, Daniele ne ha fatti degli altri, il comitato di Santa Rita dove doveva sorgere questa centrale di Montenero ha fatto altre cose. Non c'è una risposta né della procura né dalle istituzioni e questo, cercate di capire, è una bella questione, eh? È una bella questione perché poi tu dici alla gente, tu sei d'accordo o non sei d'accordo? No, c'è una forte opposizione, discutiamone, ma qualcuno intervenga. Ecco, il vuoto assoluto che mi diceva stamattina Daniele prima di venire qua, dice digli pure che noi non siamo in grado di capire perché chi è competente non risponda alle nostre osservazioni. Quando siamo venuti in quarta commissione ambientale abbiamo detto guardate, dopo la sospensione elettorale che diceva prima Pino Merisio e dovete ricominciare, ma dateci delle linee, diteci perché cosa, come, che tipo di programmazione fate. E noi avevamo i sindaci
della zona dell'Arderello. Ah, ma se non, se non ci date lo sblocco del riavvio delle concessioni, noi il nostro territorio va a Ramengo. Scusate, ma dateci un po' di linee di indirizzo, per cortesia, sull'alta entalpia, sulla bassa entalpia, sulla media entalpia. Va bene, ma diteci cosa volete fare. Lì era, si uscì da questa decisione, da questo confronto con la quarta commissione dicendo: per cortesia, prima di rifare le concessioni, diteci il programma che avete e come, e se il presupposto del parere del territorio conta o no. Zero. Siamo in questa situazione, non credete che sia una bella questione. Ecco perché mi fermo qui, perché altre considerazioni sarebbero le mie e non di Daniele. Buongiorno. Grazie. Ringraziamo. Adesso Roberto Barocci, SOS Geotermia, il caso Amiata. Sì, no, bisogna io. Buongiorno. Allora, la prima, e vi parlo dell'Amiata e capirete il perché, la prima diapositiva che vi presento è la carta geologica della Toscana. Perché ve la presento? Perché è stupidità assoluta pensare di dare delle regole che valgono in tutti i territori della nazione oppure in tutti i territori della regione. Vedete bene come la geologia è completamente diversa da zona a zona. E noi nell'Amiata, e quest'area qua, sapete bene, la natura geologica dai tempi dei romani è sfruttata per il mercurio. Nel 2014 il professor Basosi scrive delle cose molto importanti, ci dà finalmente ragione. Scrive in una, chi è il professor Basosi, per chi non lo sa, è un professore che merita la fiducia del governo italiano in ambito comunitario, rappresenta l'Italia nel comitato Horizon 2020, che è quello che introduce le applicazioni tecnologiche, e rappresenta l'Italia proprio per l'ambito energetico. Lui scrive che dal punto di vista del potenziale di acidificazione, l'impatto derivante dall'energia prodotta dalle centrali geotermiche del Monte Amiata è in media 2,2 volte l'impatto delle centrali a carbone. 2,2 volte delle centrali a carbone. Quelle poi di Bagnore addirittura arrivano a 4,3 volte l'impatto delle centrali a carbone. E 35,6 volte più alto delle centrali a gas. Dove lo scrive? Lo scrive nelle riviste internazionali americane più illustri. E Basosi, badate bene, è consulente della Giunta regionale toscana proprio per le energie elettriche e le energie rinnovabili. Quindi noi ci rivolgiamo ai consiglieri di questa regione: utilizzate questo vostro consulente, portatelo dentro il Consiglio regionale, scrive queste cose su queste riviste. Lo riprende questo argomento, riprende un argomento che in America, pensate, la produzione di ammoniaca, tra l'altro vedremo quante ne produce l'Amiata, è al centro di una discussione nelle riviste internazionali americane se è o no conveniente incrementare le produzioni alimentari di mais e di carne per l'esportazione, perché i vantaggi di queste esportazioni sono minori ai danni sanitari che questa ammoniaca, essendo precursore delle PM2,5, produce sul corpo degli americani. Si sta discutendo sulle maggiori riviste, vi facevo vedere precedente, vi facevo vedere riviste come Science, come si discute di questa responsabilità dell'ammoniaca nella produzione delle PM2,5. Le PM2,5 che bloccano, no, il traffico, l'attività nelle grandi città. Bene, questa è le quantità che produce, sempre su una rivista
italiana, sempre su un Riccardo Basosi e Mirko Bravi, producono i dati delle quantità di emissioni di questi inquinanti. Sono dati annui riferiti al 2011. Sono, vedete, misurati in ordine di chilogrammi e tonnellate per alcuni, arsenico, CO2, idrogeno solforato, mercurio, ammoniaca. Bene, il costo sanitario stimato in ambito europeo dalla Comunità Europea per ogni chilogrammo di ammoniaca ebbe 20,5 euro al chilogrammo, darebbe 88 milioni di costo annuo sanitario. Se questa stima invece applichiamo i livelli americani, che danno di 100 euro a chilogrammo, avremmo 433 milioni di danno sanitario ogni anno. Queste sono le stime ufficiali che in questo palazzo si fa finta di non sapere. Si fa finta di non sapere, ma si pone una domanda comunque: com'è possibile che un'attività che inquina con costi sanitari elevati, diciamo elevati, sull'ordine avete visto di grandezza, di decine, centinaia di milioni, bene, clima alteranti, lo dicono questi scienziati che ci rappresentano in ambito europeo, e beh, possa godere di finanziamenti altrettanto grandi per le energie rinnovabili. Com'è possibile? Questo ha un nome solo, è una truffa legalizzata, ma non ha altra spiegazione. Ebbene, questo palazzo si è studiato molto sulla condizione sanitaria dell'amiata. Uno studio del 2010 individua due aree e le analizza separatamente, ed era giusto che questo studio le analizzasse separatamente, perché sono due popolazioni che subiscono un'esposizione agli inquinanti in maniera completamente diversa, e quindi era giusto che fossero analizzate separatamente, la zona nord e la zona sud. A pagina 82 di questo studio noi leggiamo, commento a tutte le cause di morte, i rapporti indicano un incremento del 13% nell'area sud dell'amiata, un 13% in più rispetto all'area circostante, non sede di impianti geotermici, e rispetto al resto della Toscana. I valori nel periodo 2000-2006 analizzato, i casi osservati, vedete dagli indici statistici, sono casi osservati sull'ordine di migliaia di casi osservati. L'indice, vedete, sono 300 nei vari comuni, 361 ad Abbadia, sono centinaia di casi per ciascun comune, quindi non sono piccoli numeri, ma centinaia di morti in più. Questo significa il più 13%. L'indice statistico, il limite di confidenza che ci dice l'affidabilità di questa valutazione, è molto significativo. Vedete, oscilla tra il più 7% e il più 19%, il che significa che il 95% dei casi si colloca o il più 7% o più 19%, la media è il 13%. Quindi da un punto di vista statistico possiamo dire che c'è una certezza preoccupante. Bene. Questa certezza preoccupante è messa in evidenza sull'allegato 6 dal titolo Risultati statisticamente significativi dell'analisi di correlazione geografica tra dati ambientali e dati sanitari, analisi dei ricoverati e analisi delle mortalità. Bene, 54, lo trovate in questo sito della Regione Toscana, ben 54 patologie sono state messe in relazione alle concentrazioni crescenti di questi inquinanti registrati in questi comuni. I comuni sono stati divisi in tre gruppi, tersili, e al crescere della concentrazione per ciascuno di queste 54, in questo caso è la presenza di mercurio nell'aria, si registra l'andamento dei tumori, per ciascuno di queste 154 ci sono dati impressionanti. Questi sono i numeri. I numeri osservati, vedete, in questo caso nel secondo gruppo, comuni a concentrazioni crescenti di mercurio nell'aria, troviamo un indice di rischio del 32% in più, 283 casi osservati di mortalità per tumori, 46% in più di rischio nel gruppo di comuni che hanno una concentrazione ancora crescente. Questo è l'andamento. E questo è quello che scrivono questi studiosi del CNR, appunto 32% in più e 46% in più rispetto ai comuni del primo tersile, dove c'è le concentrazioni minori. La correlazione è certa, statisticamente certa. Bene, queste le conclusioni che questo studio
e le leggo perché poi leggeremo le conclusioni che ne ha tratto questo palazzo. Queste le conclusioni. Negli uomini la mortalità generale osservata nell'intera geotermica mostra un eccesso statisticamente significativo rispetto sia a riferimento locale sia a riferimento regionale. È importante questo doppio riferimento, riferimento ai comuni vicini non geotermici e riferimento regionale. Perché? Perché esclude gli stili di vita e le condizioni locali. Bene. Questa frase leggetela attentamente. Un eccesso statisticamente significativo rispetto al riferimento. Queste invece le conclusioni scritte dal dottor Cipriani, dirigente ora dell'ARS, e ripreso da tutti gli studi, e ripreso anche in sede di via. Badate bene, questo è quello che scrivono. Gli indizi e le prove raccolti evidenziano un quadro epidemiologico nell'intera area geotermica rassicurante, perché simile a quello dei comuni limitrofi non geotermici e a quello regionale. Esattamente il contrario. Allora, so che parlerà qui l'architetto Zita, che ha curato la procedura di via fino a quando non gli è stata tolta, dal 2005 al 2012, una procedura di via faticosa perché piena di prescrizioni. Com'è stato possibile che in sede di via questo parere sia stato così riportato in modo tale che in sede di via questi impianti nuovi sono stati autorizzati? Io lascio questa richiesta all'architetto Zita, spero che possa rispondere, perché per noi questa è una violenza inaudita. Badate bene, dal 2010 a oggi stanno ancora studiando, hanno detto che erano gli stili di vita, poi uno stesso studio dell'ARS, del dottor Voller, conclude che il confronto tra la popolazione residente nei comuni delle due aree geotermiche e quelle dell'area non geotermica non rivela differenze rispetto alle caratteristiche sociodemografiche e agli stili di vita. Era scontato. Bene, noi siamo arrivati a questa conclusione, l'abbiamo detto in tutte le sedi e lo ripetiamo oggi e lo ripeteremo perché poi capirete il perché. Noi abbiamo detto che, essendo riconosciuta nei comuni geotermici come statisticamente vera la relazione tra l'aumento notevole di mortalità in funzione di concentrazioni crescenti di arsenico, mercurio, acido solfidrico, i dati li abbiamo, essendo ritenuta ancora come vera l'esistenza delle emissioni di arsenico, mercurio, acido solfidrico dalle centrali geotermiche dell'Amiata, vi ho fatto vedere i dati che pubblica il professor Basosi, ecco, per la legge transitiva della logica, e questo vale per tutte le persone oneste e sane, per la legge transitiva della logica è statisticamente vera anche la conclusione che l'incremento delle malattie e mortalità sull'Amiata è dovuta anche alle emissioni delle centrali geotermiche dell'Enel. Lo diciamo da anni, l'abbiamo scritto in tutte le sedi. Siamo stati derisi dagli amministratori locali qua e minacciati anche, perché ci hanno detto che siamo allarmisti. Bene, c'è un motivo di tutto questo. Noi siamo per vie legali alla Procura della Repubblica, perché con questi amministratori non si riesce a dialogare. Ma perché non si riesce a dialogare? Perché a scrivere le norme, i limiti di emissioni, non sono criteri di natura sanitaria. Questa è la tabella che stabilisce i limiti, per esempio. Ma domandatevi, chi ha scritto questa tabella? Se è scritto che relativamente ai valori di emissione è da premettere che tali valori non costituiscono riferimenti per la tutela sanitaria, ma sono limiti tecnologici stabiliti sulla base delle migliori tecniche disponibili e in relazione alle caratteristiche dei fluidi. Si stabiliscono i limiti di emissione, vedete qui che variano in funzione della potenza, in funzione della caratteristica dei fluidi, non dei bisogni e delle tutele sanitarie. Bene, queste regole sono state dettate sicuramente da persone interessate e noi diciamo che queste regole prodotte dalla Regione Toscana sono fuori da ogni legittimità costituzionale, perché contrastano con la nostra Costituzione, che pone la salute prima di ogni altra esigenza. E nella storia della nostra umanità, andando indietro negli anni, io non ho memoria di una popolazione che è aggredita e portata alla morte consapevolmente con gli amministratori locali. Non c'è memoria di questo. Anzi, se c'è una memoria, è tragica, perché è una memoria che ricorre alla Seconda Guerra Mondiale, quando i nazisti portavano consapevolmente
fuori dall'Italia i nostri compatrioti. Ecco quindi la richiesta che noi facciamo ai consiglieri di opposizione di questo palazzo: le dismissioni delle attuali centrali flash in Amiata, ma anche la nomina di una commissione tecnico-scientifica, perché avete dei referenti istituzionali, abbiamo la possibilità noi di indicare degli scienziati che debbono far parte di una commissione paritetica per poter dare un parere scientifico a questi amministratori, che evidentemente, come dimostra la situazione del Molise, ricevono input da altre fonti e scrivono le leggi sotto dettatura di altri soggetti. E quindi la moratoria per tutte il piano regionale fin tanto che non ci sono regole. Grazie e scusate. Grazie Barocco. Ringraziamo Barocci anche per la proposta, questa di una commissione in cui ci siano degli esperti, magari scelti d'accordo con i territori, mi sembra una cosa sacrosanta, e nel frattempo sospendere qualsiasi iniziativa. Il sistema flash che viene adoperato per produrre energia sull'Amiata, credo che probabilmente l'Enel negli Stati Uniti non avrebbe potuto realizzarlo, almeno non con la facilità con cui si sta portando avanti qui in Italia. Bene, adesso parliamo Alessandro Nannini, responsabile Cobas per la Toscana, parliamo della geotermia ed il lavoro. Mi raccomando sempre la brevità, grazie. Sì, sì, cercherò. Buongiorno a tutti e a tutte, innanzitutto. Allora, cercherò di essere brevissimo, anche perché tanti dati sono stati dati, eccetera, ma credo l'importanza del mondo del lavoro, dei lavoratori all'interno di battaglie come queste siano essenziali, soprattutto alla luce anche delle varie affermazioni che vengono fatte tra sviluppo, occupazione, non ultima ricordava del nostro Fonsi naturale e nostrano, è Matteo Renzi, ritornando dall'America e si è esaltato a vedere le centrali geotermiche così belle, e soprattutto anche il nostro governatore, in cui sta continuando a dire che lo sviluppo della geotermia potrà essere sviluppo per l'ambiente, per i lavoratori, per i posti dove vengono fatti, cioè per la popolazione, eccetera eccetera. Quindi da parte nostra, come Cobas e come il mondo del lavoro, non ci può essere altro che una controinformazione su questo, per portare anche a far capire i lavoratori sulla stessa battaglia tra lavoratori, cittadini, contro certi scempi e certe situazioni. Innanzitutto anche dei piccoli dati, ad esempio, si dice che nella Val di Cecina, che è stata quella per anni la parte principale della geotermia toscana, che se questa dovesse essere una ricchezza, è stato dimostrato negli anni che non è così, perché è chiaro che si vede dai dati proprio della provincia di Pisa che in quella zona il PIL pro capite è più basso di tutta la Toscana. Questo intanto è un dato di quelli che cominciamo a dire, che dovrebbe essere più ricchi. Il livello di crescita delle attività extra-agricole, quindi maggiormente, è sempre ai livelli più bassi della Toscana. È una zona in cui l'invecchiamento è tra i più alti della Toscana e quindi non c'è un ricambio di popolazione, cioè la popolazione sta scappando da questi posti e non sta incrementando. Se ci pensi alla popolazione, la media regionale è 1,2 delle vecchiaia, lì si parla di 2,48. Quindi si vede che in questi posti già di per sé stesso la geotermia non ha portato i vantaggi che vorremmo fare, sia sull'occupazione eccetera. E parliamo dell'occupazione, perché qui si parla, adesso sono 3.000 gli addetti che lavorano intorno a questa zona sulla geotermia, e si sta parlando, dicendo Rossi eccetera, dicendo che potremmo arrivare ai 30.000 posti di lavoro su questo fatto. Fatto sta che degli studi chiari parlano che potremmo arrivare a 60.000 se noi cominciamo e continuiamo a alimentare quello che è la risorsa veramente di quel paese, che sono le risorse agroalimentari, che è risposto all'agricoltura, che è il commercio, che è il turismo, che è quello, le risorse alberghiere, sono quelle che porterebbero posti di lavoro, nonché la ristrutturazione e la bonifica dei luoghi che sono ormai contaminati su questo. Però si parla di questo e si parla anche e soprattutto di questo quando poi leggo, sempre nelle varie interventi e nelle varie conferenze in cui questi signori vanno a parlare e si vantano, e leggo ora anche di Massimo Montemaggi, che è il responsabile capo supremo
di Enel Power sulla geotermia, in cui dice posti di lavoro dal 2010 al 2015, quindi fino a pochi mesi fa, abbiamo assunto ben 150 giovani. In 5 anni 150 giovani, però attenzione, altri 12 ne assumeremo prossimamente, quindi cioè, dov'è questo sviluppo? Cioè, lo sviluppo è a parole, è a chiacchiere, questo è il livello delle cose, queste sono chiacchiere, e non a caso i nostri politici su queste chiacchiere, su queste bellezze si vogliono far grandi su questa cosa. E non ci scordiamo poi un'altra cosa principale, penso, che quello che riguarda i posti di lavoro, i posti di lavoro e salute dei posti di lavoro, perché oltre a essere ambientalista e essere oltre le cose sono anche due sindacalista, e quindi la tutela, la sicurezza dei lavoratori è una delle cose principali. Ecco, abbiamo visto prima i dati delle malattie in cui la popolazione, la stessa correlazione, anche se la regione toscana fa finta di niente, dice non c'è correlazione, è chiara per i lavoratori che lavorano in quelle centrali. È chiaro per i lavoratori che lavorano su questo tipo di inquinamento, su quello che riguarda anidride solvitica, quello che riguarda ammoniaca, eccetera. Ancora non c'è battaglie ben precise o cose ben precise, però sta cominciando, perché c'è stata l'esposizione sull'amianto. Sappiamo che nella zona Laterello Pomarancia si è morto per amianto. Soltanto adesso cominciano arrivare delle sentenze, l'Enel è stata indagata, l'Enel è stata messa di mezzo alla responsabilità civile, per ora sono soltanto, tra virgolette, 29 i casi in cui viene denunciata l'Enel, però sono casi eclatanti. Quanti sono quelli che sono morti per questa? A me nel leggere le varie documentazioni mi ha fatto un po' specie e mi ha fatto insomma pensare, il lavoratore, l'autista, forse anche perché la categoria, perché di lavoro faccio l'autista, che per anni ha portato i lavoratori di Larderello a casa, lui è morto di cancro ai polmoni dovuto all'amianto, perché portava i lavoratori con le tute dell'amianto. Ci sono dei casi delle mogli morte per l'amianto, cioè quante persone sono morte per questo, su questa cosa qui? Cioè, allora, quando io parlo sindacato, unione lavoratori e cittadini e associazioni, sta qui, perché non bisogna cominciare a sfatare questo ricatto che il lavoro, lavoro pane, pane morte. No, noi si lavora per il pane, non per la morte. E questa è la cosa principale. È l'ora di finirla, di dover scambiare il posto di lavoro per la salute di chi lavora e per la salute di cittadino. Quindi è qui che noi, insieme a voi, noi come sindacato, ma voi come associazioni, come bisogna cominciare a colpire e andare, perché associazioni in cui fanno lotte, e mi viene in mente le lotte contro gli inceneritori, le trivelle giustamente, eccetera, o quelli che sono stati i comitati dell'Ilva, dei cittadini dell'Ilva, in cui hanno fatto chiudere le fabbriche, cioè è questo, cioè lo scontro che deve essere, non può essere su questo, non può essere lo scontro tra poveri, tra chi il posto di lavoro lo perde e chi fuori ti dice tu mi stai inquinando, è la stessa battaglia va fatta insieme, e su questo bisogna cominciare a lottare insieme e a continuare a portare a fondo questa battaglia, perché solo in questa maniera, tra l'unione dei lavoratori, e magari ci lavorano in queste fabbriche, in questi siti, e chi fuori continua a dire no, basta, che forse si può riuscire a dire a questi signori andate a casa, perché voi siete solo a questo punto della gente e non ci rappresentate, ci portate solo esclusivamente la morte. Grazie per questa cosa. Soltanto una cosa, scusate, mi ero scordato, da parte del comitato Notrive Fiorentino volevo dare due appuntamenti. Uno domani sera, in cui c'è alle 10, alle 21, una conferenza stampa con delle presentazioni proprio in vista del referendum, che è il Giardino dei Ciliegi in Via dell'Agnolo, e la chiusura della campagna referendaria il 15 venerdì alla Polveriera in Via Polonia, al Centro Universitario di Firenze. Dalle 20 in poi, grazie, vi aspettiamo. Grazie Nannini. Adesso architetto Fabio Zita, l'esperienza toscana nelle procedure di compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti geotermici. Mi raccomando sempre i tempi. Quanto tempo avrei? A 10 minuti. 10 minuti. No, vi rubo, vi ringrazio intanto dell'invito, per me
è l'occasione anche per ricordare tanti anni di lavoro in Regione Toscana, 35, sono in quiescenza dal 1° di dicembre, mi sono occupato per tanti anni, tra le tante, anche di geotermia. Sono stato tirato dentro da chi mi ha preceduto riguardo a Bagnore 4, di quello dirò in ultimo. Parto invece da quello che ha detto il Presidente del Consiglio, che è stato citato anche da illustri predecessori in questa sessione di lavoro. Io sono stato in Nevada insieme all'ex assessore Bramerini esattamente rispetto ad oggi 5 anni fa, aprile del 2011, noi siamo andati come Regione Toscana in Nevada a vedere gli impianti geotermici California-Nevada. Abbiamo visto 5 anni fa quello che Matteo Renzi ha visto la settimana scorsa e mi sembra di capire gli si è aperto soltanto oggi un nuovo mondo davanti a sé, un mondo che noi conoscevamo tutti benissimo. Noi siamo andati con Enel Green Power. Io nei confronti di Enel Green Power non ho niente da dire e da eccepire, perché ritengo che sia una grande società. Nei miei confronti e nei confronti della Regione si è sempre rapportata in modo corretto, poi è un imprenditore e come tale noi l'abbiamo trattato, però rispetto a tanti che ho conosciuto nella mia lunga carriera, una onestà professionale nella presentazione dei documenti, anche sulla base delle contestazioni che ci venivano, in termini di correttezza di rapporti, questo io lo devo ammettere. Siamo andati a vedere questa centrale da 20 megawatt, perché è una centrale da 20 megawatt, per dirvela tutta esattamente, la prima persona che noi abbiamo incontrato sia all'andata che al ritorno in questo lungo viaggio, una settimana, dove abbiamo visto tante centrali, ma questa a ciclo binario, quindi con reiniezione, noi la prima persona è stato un indiano circa 1 ora e mezza prima di arrivare alla centrale e quindi successivamente dopo, cioè nel giro di 150 chilometri non c'era essere umano. Mentre eravamo fermi accanto a questa centrale, noi cercavamo di fare domande logicamente ai tecnici americani e italiani che gestivano la centrale, ma era impossibile parlare perché questa centrale emetteva un rumore assordante. La tecnologia ci è stata spiegata e noi con questa tecnologia siamo tornati a Firenze per cominciare a ragionare di queste cose. Era il 2011. Nel 2010, tutti sapete, col decreto 22 era entrata la liberalizzazione. Io avevo vissuto fino ad allora abbastanza tranquillamente, avendo di fronte un unico interlocutore che lavorava in particolare sull'area storica, quindi l'Arderello, dove voi sapete da 100 anni c'è la geotermia, è talmente radicalizzata sul territorio che io ho avuto rapporti con un'infinità di sindaci, assessori, consiglieri comunali, erano tutti dipendenti dell'Enel, ma perché in quell'area storica l'Enel si era effettivamente localizzata, portando in un'area anche marginalizzata del nostro territorio effettivamente lavoro, un lavoro di tipo tradizionale, perché erano centrali tradizionali, un lavoro che è passato di padre in figlio e che è stata per quei territori per molti anni l'unica risorsa per non emigrare. Questo bisogna anche dirlo. Quando si è aperta la possibilità, opportunità di cominciare a lavorare anche sull'amiata, sono cominciati i problemi e la Regione non è esente da colpe. La prima colpa che io, e su questo avvisai immediatamente la Bramerini della cosa, fu quando si decise che siccome da soli non potevamo farcela, dovevamo prendere degli esperti per analizzare. E la Regione decise di prendere come esperta l'Università di Siena. Andando a controllare, come dire,
il curriculum di coloro che nell'Università di Siena lavoravano e avevano avuto l'incarico a lavorare su questa materia, ho scoperto che l'Università di Siena poco prima aveva avuto incarico dall'Enel Green Power per fare ricerche riguardo ai valori della geotermia e alle eventuali interferenze. Suggerì alla politica che non era il caso che noi si spendesse del denaro pubblico per dare una consulenza ad un'università che era del tutto chiaro, perché era ovviamente pubblico e nel suo curriculum, che aveva collaborato e aveva preso dei soldi dall'Enel Green Power per giustificare alcune azioni di Enel Green Power. Per una questione di buste, perché ci sono state tre a partecipare, poi è venuto fuori che comunque a Siena è stato dato questo incarico. C'è stato nel periodo di valutazione dei risultati di questo lavoro dell'Università di Siena anche un problema tra la Regione Toscana stessa e l'Università di Siena. Ricordo come la difesa del suolo nella dottoressa Maria Sargentini, attualmente direttore generale dell'ARPAT, contestò all'Università di Siena alcune conclusioni dell'Università di Siena incaricata da noi riguardante ovviamente aspetti idrogeologici. La questione ebbe una rilevanza regionale e ci fu contestato evidentemente anche dai soggetti che rappresentavano il territorio il fatto che si prendesse questo lavoro all'università e se ne facesse poi l'elemento per dichiarare l'opportunità e la validità dell'incentivazione dell'attività geotermica anche sull'amianto. Siamo cioè, secondo me, partiti con il piede sbagliato in un confronto con il territorio che invece di essere dialettico si è trasformato immediatamente in un contrasto. Il contrasto vedo che tuttora, io non mi occupo più ovviamente di tutta la faccenda, è ancora in piedi. Il contrasto si è andato ad aumentare, quindi il rapporto si è sfilacciato anche nei confronti del territorio, anche quando poi è entrata il CNR con ulteriori considerazioni. Il tutto poi è finito abbastanza male in questo senso quando è arrivata la famosa centrale di Bagnore 4. Qualcuno mi chiede il mio parere su tutta questa faccenda. Io non esprimo pareri personali, per me hanno sempre parlato le carte ufficiali che ho firmato e che hanno firmato gli altri funzionari della Regione e di tutti gli organismi tecnici che partecipano nelle procedure. Tutti atti pubblici, atti che potete trovare e che qualcuno conosce perfettamente. In quell'occasione era un'unica centrale da 40 megawatt che poi, con un giochino delle tre carte, si decise di spacchettare in due centrali da 20, come se due centrali da 20 fossero meglio di una centrale da 40 in termini emissivi e quant'altro. Poteva sembrare meno impattante, ma queste sono cose marginali. La questione rilevante è che io pretesi ovviamente che per quella centrale la Regione chiedesse un parere all'ARS, all'Agenzia Regionale per la Sanità. Non era una cosa usuale, non era mai stato fatto, ma suggerì ovviamente in un rapporto dialettico con l'assessore Bramerini, era quotidiano il rapporto che io avevo con l'assessore Bramerini, che date le problematiche che riguardavano la salute pubblica e dato che era la più grande centrale che si intendeva costruire non in Nevada dove il primo cristiano era a 150 chilometri ma in un'area fortemente antropizzata, in una regione che ha una storia, una cultura e che geograficamente è la più conosciuta al mondo, noi non potevamo sottendere la necessità di approfondire il più grosso bacino idrico. Le questioni idrogeologiche però, guardate, sono rispetto alle questioni sanitarie, io mi permetto di dire marginali rispetto alle questioni sanitarie. Benissimo, io chiesi un parere all'ARS. L'ARS, e qui faccio per la prima volta una dichiarazione pubblica, e consentitemi per questo anche il fatto che mi assumo una responsabilità notevole, ma non ho mai mancato di assumermene, quindi vedremo quali saranno le conseguenze di quello che dico, ok?
Io ho chiesto un parere all'ARS. L'ARS mi mandò un parere ufficiale. Era un parere negativo. Io chiamai immediatamente l'assessore Bramerini, che convenne con me che con quel parere dell'ARS Bagnore 4 non si poteva chiudere. No, vi prego, non c'è da fare, non chiedo commenti, vi prego non fate commenti perché la questione è significativa e rilevante. La Bramerini parlò evidentemente in giunta di questa faccenda. L'ARS 15 giorni dopo il parere negativo uscì con un successivo nuovo parere positivo, sulla base evidentemente, così come è scritto nei pareri, io vi invito a leggere pareri ufficiali, sulla base di ulteriori nuove e all'ARS non conosciute indicazioni che gli provenivano dal settore energia. Io commentai all'assessore Bramerini in merito al fatto che era per me totalmente inconcepibile che un direttore generale dell'Agenzia Regionale della Sanità avesse emanato un parere negativo dichiarando nel successivo parere positivo che lo aveva fatto il primo parere nell'inconsapevolezza del valore del progetto, cosa che invece aveva assunto in termini di consapevolezza soltanto nell'emanazione del secondo parere sulla base di indicazioni che lui non aveva avuto prima e che aveva avuto successivamente dal settore energia della Regione Toscana. Le conseguenze di tutto ciò sono state la delega tolta all'assessore Bramerini sulla valutazione di impatto ambientale e il mio allontanamento come responsabile del settore via e trasferimento al settore paesaggio. Le due cose però, vedete, sono legate perché io, occupandomi di paesaggio negli ultimi 3 anni di attività in regione, mi sono occupato anche di geotermia. Io non nego che la geotermia è una risorsa, non nego nemmeno che è strategica, anzi non ho mai negato che secondo me la Toscana, se doveva dare un contributo in generale all'Italia, lo doveva dare più sulla geotermia e sul fotovoltaico, non fatto come è stato fatto, piuttosto che sull'eolico. E sull'eolico ne ho anche pagato personalmente le conseguenze. E non sto a spiegare, comunque, diciamo che poi sulla stampa certe cose sono anche emerse. Dico questo perché noi nel 2010, voi sapete, col decreto 22 c'è stata la liberalizzazione. Lì, da quel momento, io ho cominciato a spiegare che o in questa regione si cominciava a programmare e pianificare o la liberalizzazione avrebbe comportato la corsa all'oro su tutte, geotermia, fotovoltaico ed eolico, senza che noi tecnici della regione, e non soltanto tecnici della regione, ma anche delle amministrazioni locali e anche dell'ARPAT, dell'ASL e degli altri settori coinvolti, senza che noi avessimo potuto utilizzare strumenti, perché a noi necessitano strumenti, per valutare poi caso per caso le domande che sarebbero arrivate. Le domande sono arrivate sulla geotermia, sono arrivate sull'eolico, sono arrivate sul fotovoltaico a terra, sono arrivate delle cose veramente totalmente incompatibili con il valore che questa terra, come dire, dovrebbe trasferire anche alle future generazioni, che sono il nostro PIL, le bellezze naturali, le bellezze paesaggistiche, la ricchezza dei nostri prodotti, la cultura che questo territorio ha costruito attraverso l'opera delle generazioni precedenti. Per quanto riguarda l'eolico e il fotovoltaico, meno male che il periodo dei contributi si è concluso, perché è stata una cosa drammatica, drammatica. Sulla geotermia, siccome impianti geotermici costano molto, io ricordo comunque un particolare, che per quanto riguarda la ricerca, molte società che si presentavano, andando a controllare anche logicamente in Camera di Commercio, insomma,
come si erano costituite, da dove venivano fuori tutto questo interesse, a parte che molti erano ex dipendenti dell'Enel che uscivano portandosi dietro evidentemente una certa professionalità. Effettivamente, come è successo per l'eolico in particolare, noi abbiamo verificato che alcune erano società, qualcuno qui l'ha anticipato, si erano costituite esclusivamente per un motivo, partendo dalle analisi non invasive, che erano quelle logicamente meno costose, cercare di arrivare a prendere un'autorizzazione per offrirla al miglior offerente, ovviamente, perché in questo paese, voi lo sapete quanto me, la cosa più complicata è ottenere un'autorizzazione. E quindi nella testa di qualcuno è partita questa considerazione: se io riesco a ottenere anche sulla geotermia, attraverso la presentazione di un po' di carte, perché poi le prime ricerche non invasive sono un po' di carte di bibliografia praticamente esistente, qualche ricerca sul campo con un martelletto per andare a vedere se la roccia è una roccia che si presta in superficie, senza quindi fare traumatiche analisi sul territorio. Presa quell'autorizzazione, al miglior offerente propongo quello che ho ottenuto. Qualcheduno che poi i soldi ce li ha deve successivamente avviare la seconda fase, che è sempre per la ricerca, che è quella della prospezione attraverso i primi pozzi, fino poi ad arrivare, sapete perfettamente, alla coltivazione attraverso i famosi pozzi. Puoi concludere, oltre i 3.000. Ecco, su tutte queste questioni, a partire dalle rinnovabili eolico e fotovoltaico, effettivamente l'ipotesi è quella, secondo me, di programmare, e l'unica possibilità che c'è è quello che per ora la Giunta non ha voluto fare. Le aree non opportune, come sono state fatte per l'eolico e fotovoltaico, non possiamo dire che non si possono fare, ma bisogna fare una analisi territoriale individuando le aree non opportune, in modo che il proponente possa sapere che se va a collocarsi in un'area non opportuna e l'area non è opportuna sotto il profilo ambientale, naturalistico e paesaggistico, lo fa a suo rischio e pericolo, altrimenti si va a porre all'interno delle altre aree cosiddette libere. Ma siccome questo è quello che avevamo proposto ed è quello che in 5 anni la Regione non ha voluto fare, è del tutto ovvio perché andare a individuare le aree opportune significa probabilmente andare a toccare interessi di chi pensa in quelle aree di poter comunque realizzare. Grazie. Grazie, ringraziamo l'architetto Zita. Lo ringraziamo anche per le informazioni sicuramente molto importanti, anche delicate, che è riuscito a darci questa mattina. Ci fanno sempre più convincere di qual è il clima in cui poi nascono certi problemi. E adesso do 5 minuti 5 a Mauro Chessa. Sì, ho chiesto di fare questo secondo intervento dopo l'architetto Zita, proprio per cercare di puntualizzare anche un aspetto di debolezza nell'amministrazione della Regione. La mia riflessione è questa: se la geotermia come è questo elemento strategico in Toscana, perché non esiste nella Regione Toscana una struttura, un ufficio capace di gestire appropriatamente questa materia? C'è un parallelismo secondo me significativo. La sismica in Toscana è stata sviluppata in maniera estremamente appropriata, è stato costituito un ufficio sismico che ha fatto scuola a livello nazionale e a livello europeo. La Regione ha investito economicamente nella formazione di personale in grado di gestire quelle pratiche ed ha avuto risultati tangibili. Il sisma che è avvenuto nel 2013 in Garfagnana e Lunigiana non ha sostanzialmente avuto effetti per quella che è stata l'azione di quell'ufficio, non solo di controllo, ma di proposta, di capacità elaborativa. La Regione ha speso soldi per la zonizzazione sismica della Regione. È perfettamente definito il rischio sismico in Toscana. Perché non fa lo stesso sulla geotermia, così, se è così importante? Un altro aspetto veramente incredibile: i dati sulla geotermia toscana ci sono, Enel conosce perfettamente tutti i dati della geotermia toscana,
però accampa il segreto industriale. Questa fattispecie è stata demolita dall'ufficio legale della Regione, però la Regione non li chiede questi dati. Perché non li chiede questi dati? Perché non si mette nelle condizioni di avere un modello che gli consenta di stabilire, a proposito per esempio di Bagnore 4, se quella concessione era rilasciabile nel contesto scientifico, nemmeno per quanto riguarda gli aspetti sanitari, sociali e tutto il resto, proprio per il modello concettuale. Non si preoccupa nemmeno di stabilire il modello concettuale di quello che sta gestendo, di questa risorsa strategica. Perché? Insomma, il perché è una domanda retorica a fronte di tutto questo, ma credo che per dare una dimensione forse utopistica ma propositiva, bisogna anche chiedere alla Regione alcuni aspetti importanti. Innanzitutto che emani disposizioni chiare, anche nella gestione degli elaborati. Chi propone una domanda di ricerca o a maggior ragione di concessione deve sapere quali sono i prodotti, gli elaborati che deve fornire, qual è il modello concettuale che deve fornire, quali sono le analisi che deve fornire. Questo è importantissimo, lo stesso per la VIA. Bisogna che sia chiaro quali sono gli elementi della VIA che devono essere affrontati per queste cose. La zonizzazione, lo diceva prima Zita, purtroppo dal punto di vista normativo la Regione ha difficoltà oggettivamente a negare permessi di ricerca, ma se ci fosse una zonizzazione del territorio chiara e stabilita, nessuna società spenderebbe in ricerca in zona come quella del Masso delle Fanciulle, perché sarebbe chiaro che lì comunque poi una centrale non può andarci a incidere. Quindi questi aspetti la Regione dovrebbe affrontarli e risolverli. Ripeto, sarebbe importantissimo che venga costituito un ufficio con personale formato, con personale indipendente formato, perché non è possibile che la Regione si affidi per queste cose a convenzione con soggetti appunto che hanno interessi particolari. È successo con Pisa, è successo con Siena, è successo col CNR, è successo in maniera ripetuta. Non è possibile, deve formare il personale che sia chiaramente indipendente e in grado di valutare queste concessioni, queste domande. Non solo, ma di sviluppare il modello concettuale in proprio, senza affidarsi alle informazioni che non ci sono, che non vengono date. Questo è importantissimo. Il terzo elemento è che tutto sia pubblico, chiaro, manifesto, i dati e le procedure. Le amministrazioni locali, i comitati, i tecnici di parte devono essere in qualsiasi momento in grado di verificare e di intervenire. Questo è importantissimo. Se è così strategica questa risorsa, che venga gestita in maniera appropriata. È questo che volevo dire. Grazie. Grazie, questo è quello per cui dobbiamo lottare, insomma, arrivare a queste definizioni più precise. 2:02, li do adesso un attimo a Velio, che vuole integrare. No, più che integrare volevo comunicare in particolare ai consiglieri che sono presenti, alla stampa ed altro, che ciò che ha detto Barocci anche nelle sue informazioni sul caso un po' Amiata, noi abbiamo un documento che mi ha lasciato una copia che possiamo darvi perché sia oggetto anche di una riflessione attenta di quello che veramente sta accadendo nel nostro territorio. Bene. Quindi questo documento è a vostra disposizione perché noi ci rendiamo conto quando andiamo a parlare con la gente, io so della Amiata, ci sono nato e vissuto, mio padre ha fatto il minatore per 30 anni, quindi conosco quella zona molto bene, per viverci da tanti anni, dicevo, che non c'è la consapevolezza della drammaticità di questa situazione, non c'è la consapevolezza. Io non so, andiamo a dirlo e torniamo, mi auguro questa volta no, perché poi venire dalla Amiata a Firenze, insomma, un pochino di sacrificio c'è, no? Ci si alza alle 4 della mattina così per arrivare. Ma ascoltateci davvero, dateci una mano, formiamo questa commissione tecnico-scientifica, vediamo di approfondire. Non è possibile che si permetta a delle centrali che dovrebbero essere alternative rispetto al fatto di quelle a carbone che inquinano, come ha detto il professor Basosi, inquinano quanto e più di quelle a carbone e si dà all'Enel 64 milioni all'anno delle bollette incentivanti. L'Enel ha preso l'anno scorso 64 milioni, 80 mi correggono, aspettate, allora mi sono sbagliato, 80, ecco, ci abbiamo i dati, 80,6 milioni all'anno. Ma si danno per delle centrali che inquinano, perché inquinano. Lo sapete d'un secondo quanto butta fuori queste centrali nella Amiata? No. La nitride carbonica, 826 tonnellate al giorno di anitride carbonica, 12,295 tonnellate di metano, acido solfidrico 1927 kg, mercurio, arsenico, ammoniaca, acido borico.
Mettiamo noi della Miata il 17,7 dell'ammoniaca di tutte le attività industriali d'Italia. Non sono dati nostri, non siamo comitati di quelli così, noi andiamo a prenderli i dati. Non ci ha smentito nessuno, sono ufficiali. Emettiamo il 42% di mercurio. Noi eravamo la più grossa miniera di mercurio del mondo, la Miata, ci aveva 1200 minatori. Allora, se emettiamo tutte queste robe, come si può dare all'Enel 80 miliardi all'anno per inquinare questo territorio? Non c'è una valutazione di impatto sanitario. Non c'è una valutazione di impatto sanitario. Lo sapete come mi rispose a me l'ingegnere carta intestata nella valutazione di impatto ambientale quando ci ricevettero qui in Regione? Poi non ci ascoltano. Quando gli chiesi, ma ritiene opportuno che ci sia una valutazione di impatto sanitario con tutte le centrali per le sostanze che mettono e poi per gli effetti che hanno uno con altro? Perché ci hanno spiegato, noi andiamo a parlare anche con gli esperti di oncologia eccetera, che non è solo grave mettere mercurio, mettere arsenico, mettere... ma è grave anche mettere arsenico e mercurio insieme, che 5 più 5 non fa 10, fa 100 in termini medici, di rischio. Allora sai cosa mi rispose? La valutazione dell'impatto sanitario non è specificatamente prevista dalla normativa per questa tipologia di impianti. E perché lo prevedono? Per un pellettiere? Per un pizzaiolo che gli vanno a rompere coglioni, scusate il termine, con la USL e con gli altri? Un artigiano? Non lo fanno campare e questi gli permettono di buttare tutti questi veleni e non c'è una valutazione di impatto sanitario. Ci hanno preso per cavie. Siamo una montagna isolata, girano troppi soldi, danno qualche milione a sindaci e quelli contenti come Paperon de Paperoni che vedeva soldi, noi dollari così, e ci hanno venduto il territorio. E la maggiore responsabilità ce l'ha gli organi politici, ce l'ha la politica, perché lei ne fa... Sai che l'Enel che mi ha detto, fino a quando me lo permettono di fare, io lo faccio. Che vuoi che ci dica l'Enel? Glielo permettono, sono attività industriali. È la politica che non deve permetterle di fare questa cosa, è Rossi che dovrebbe permetterglielo, è Renzi che non dovrebbe permetterlo, ma Rossi in particolare, che queste cose, se non le sa, si informi, ma se le sa, è complice di questo grave danno ambientale. Perché c'è un proverbio che dice che chi ruba non è solo chi ruba, ma anche chi regge il sacco. E qui gente che regge il sacco su questa grave situazione della Miata ce n'è anche troppa. Ascoltateci e date una grossa scossa a questo piano scellerato che vuol fare l'Enel. Perché qui manca la politica prima di tutto, manca la politica di quella seria che si affronta problemi. Noi non siamo ciechi, viene fuori anche oggi, noi non siamo contro tutto. Noi siamo per un'altra politica energetica che parte dal territorio, dai risparmi, dal calore, dalle pompe calore. Si può fare la bassa entalpia. Si può fare l'uso del calore, si può fare le serre, il calore per le serre, per i riscaldamenti delle abitazioni. Non è questa politica energetica? Perché si deve fare per forza le centrali? Perché c'è il giochino dei soldi. Allora noi non possiamo permettere queste cose. Guardate, se fare centrali che mettono queste questioni e dargli 60 milioni è solo una cosa che solo in Italia avviene. Nell'altro mondo siamo peggio dei paesi e questa gravità si fa con l'assenso della Regione Toscana. Se ci sono consiglieri qui di qualunque partito, di qualunque realtà, noi vogliamo che intervenite su questa questione. Scusatemi il coso, ma noi sono troppo tempo che le diciamo a tutti e non ci ascolta nessuno. Ora basta, ora è arrivato il momento che ci dovete ascoltare. Grazie. Michele Greco, sono molto preoccupato perché è avvocato del Foro di Grosseto, quindi mi auguro che no. Voglia superare i 10 minuti, il crescente contenzioso in materia di geotermia. Buongiorno, ringrazio per l'invito gli organizzatori. Il mio intervento riguarda appunto il crescente contenzioso in materia di geotermia. Facendo l'avvocato è inevitabile che quando si rivolgono a me i comitati o comunque le persone che sono in mobilitazione contro questo tipo di impianti, è chiaro che è già in atto una fase di contenzioso che può essere stragiudiziale, pregiudiziale o già addirittura giudiziale. Prima di entrare però nel merito di questo aspetto è necessario fare due chiarimenti.
che io sempre faccio quando mi capita di intervenire a questo proposito, perché insomma, essendo esperto di diritto dell'ambiente, è necessario che i puntini sulle i da questo punto di vista vengano messi. Il contenzioso esiste non perché esistono tutta una serie di comitatini che nascono sui territori in base al cosiddetto principio NIMBY, non nel mio giardino. I contenziosi esistono perché non vi è rispetto del principio di legalità, principalmente, e anche dei criteri di buona amministrazione e del giusto procedimento, come peraltro nell'intervento precedente che mi ha preceduto si è avuto ampia dimostrazione. Se vi fosse rispetto del principio di legalità e dei principi che governano l'azione della pubblica amministrazione, non vi sarebbe alcuna necessità né di comitati e né di opposizioni sul territorio, perché le norme esistono. In attesa che il Ministero emani le linee guida che tutti stiamo aspettando, esiste una normativa in materia di valutazione di impatto ambientale di origine comunitaria, recepita a livello nazionale e a livello regionale. Negli allegati a queste normative esistono tutta una serie di criteri su come uno studio di impatto ambientale deve essere fatto, e quindi la pubblica amministrazione ha gli strumenti per verificare se le proponenti depositano delle carte che sono conformi a normativa, per cui laddove vi è mobilitazione e contestazioni non vi è perché ci sono comitatini che si agitano tanto per il gusto di buttare soldi per avvocati o per tecnici, ma vi è perché vi sempre, almeno per quanto mi è capitato, sempre vi è già stata una violazione della normativa che regolamenta questo tipo di impianti, anche gli impianti geotermici, perché non dimentichiamoci che i decreti degli anni 90, i regolamenti attuativi sono ancora in vigore e nei regolamenti attuativi c'è scritto tutto quello che deve essere valutato dalla proponente nel momento in cui deposita un'istanza per un permesso di ricerca. Secondo mito da sfatare, il famoso favor normativo. Tutti noi, operatori del settore, giuristi che si trovano a combattere sul territorio, nelle conferenze dei servizi o anche nei ricorsi che facciamo al TAR, dobbiamo sempre combattere contro questo luogo comune assoluto che da anni impera, che è quello che, siccome si tratta di energie asseritamente rinnovabili, esiste un favor normativo che bypassa, che supera sostanzialmente ogni tipo di vincolo di carattere normativo esistente su un determinato territorio. Questo è falso. È falso perché lo ha stabilito il Consiglio di Stato in più occasioni. Questi impianti vanno in deroga e il loro interesse pubblico entra in gioco dopo che sono stati autorizzati, non prima. Nel momento in cui si deve valutare se sono o meno assentibili quei progetti, devono essere rispettate tutte le norme che insistono su quel territorio dal punto di vista ambientale, paesaggistico, agronomico, di tutela della biodiversità, del paesaggio anche dal punto di vista dell'agricoltura e anche dal punto di vista della particolare connotazione agroalimentare di quell'area. Lo dicono le norme. Il favor quindi prima dell'autorizzazione non c'è. È vero, si può andare in deroga allo strumento urbanistico, ma questa deroga non è automatica. Se si vuole andare in deroga ai numerosi strumenti che insistono su quel territorio, anche a livello locale, ma non solo, si ragiona di PIT, di PAER, di PTC e anche di piano strutturale e regolamento urbanistico, vi deve essere una motivazione adeguata e approfondita. Non si va in deroga automaticamente con le solite tre righe che la proponente mette nello studio di impatto ambientale o nello studio di verifica dicendo beh, stiamo ragionando di energie rinnovabili, per cui è inutile che mi soffermo sul fatto che sono o meno conformi agli strumenti urbanistici, tanto si va in deroga. No, così non è. Queste due precisazioni mi hanno tolto già 5 minuti, però io chiedo di darmene almeno altri 10 perché ci sono tante cose che devono essere precisate. Mezz'ora di ritardo ci abbiamo. E devo fare dei casi concreti, perché altrimenti parlare per principi non ha senso se non facciamo dei casi concreti, se non arriviamo a dei casi di studio reali che in questi giorni sono in corso. Dal punto di vista stragiudiziale, la fase stragiudiziale è quella che tutti conoscete,
la partecipazione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale o di screening, ma anche la partecipazione alle conferenze dei servizi, perché anche se non ci sono le pubblicazioni ai 60 giorni previsti per legge, ricordatevi che i comitati e chiunque è portatore di un interesse qualificato può partecipare al procedimento producendo memorie ai sensi dell'articolo 9 e seguenti della legge 241. Quindi i comitati che si muovono e i singoli portatori di interessi legittimi, diffusi o individuali sono portatori di un interesse costituzionale garantito per legge. In fase stragiudiziale le amministrazioni cosa dovrebbero fare? Valutare nel dettaglio la conformità a legge e a verità di quello che la proponente ha scritto nei documenti depositati. Troppo spesso dobbiamo verificare che le cose che sono scritte negli studi di impatto ambientale e di verifica dell'impatto ambientale non sono addirittura vere. Lo stato dei luoghi dipinto nei documenti non è quello reale. Si afferma che si rispettano determinate norme e così non è. Voglio portare due casi. Il caso di Montenero è già stato citato. Io ho predisposto osservazioni per conto del Comitato per la salvaguardia della Valle dell'Orcia d'Inferiore di 40 produttori di Brunello di Montalcino e del Monte Cucco, i quali hanno dovuto scrivere al Ministero, descrivere al Ministero qual era la realtà di quei luoghi, perché nelle carte della proponente non c'era scritto che lì abbiamo il top assoluto dal punto di vista dell'enologia e della produzione di olio al mondo. Non solo, abbiamo dovuto fare uno studio che credo sia un unicum a livello nazionale, fitopatologico, e uno studio geologico, il dottor Chessa è qui presente, ha contribuito anche lui, per dimostrare che le vigne e gli olivi dalla subsidenza possono ricevere un danno potenzialmente letale, e stiamo parlando dei vigneti, ripeto, del Monte Cucco e del Brunello, uno studio fitopatologico e geologico congiunti. Cosa che la proponente si era sognata di fare, perché non l'aveva neanche detto dove ci trovavamo. E naturalmente la pubblica amministrazione ora ha chiesto integrazioni, verificheremo se questi aspetti saranno approfonditi. L'altro caso è il caso dell'altro progetto pilota che è Castelnuovo, nella Val di Cecina. Lì abbiamo addirittura il paradosso di aver dovuto commissionare uno studio ad un esperto islandese affinché dimostrasse che le cose che la proponente diceva sulla geotermia in Islanda non erano vere. E lo ha fatto, perché il famoso tema dei gas non condensabili, che voi sapete che il progetto pilota prevede due cose fondamentalmente, i presupposti essenziali, se no non è un pilota: reimmettere nella stessa formazione di provenienza e emissioni zero. Allora, secondo gli stessi proponenti, in quell'area la percentuale di gas non condensabile è pari all'8%. Secondo l'esperto, e citano casi in Islanda in cui vi sarebbe la possibilità di reimmettere totalmente questi gas non condensabili senza mettere nulla in atmosfera. Il nostro esperto islandese, che non è uno preso a caso, è il presidente dell'autorità energetica islandese, ha dichiarato che in Islanda al massimo la presenza di gas non condensabili è pari al 2%, non l'8%, e che comunque le caratteristiche del sottosuolo sono tali per cui non è comparabile, e che comunque in Islanda non esiste la possibilità di reimmettere totalmente i gas non condensabili. Quindi l'emissione zero non esiste, quindi non c'è progetto pilota. Tutto questo lo abbiamo dovuto scrivere noi, cioè io ho curato la parte legale, i comitati, il Comitato Monte Castelli Viva e Italia Nostra si sono fatti promotori di queste osservazioni tecniche che io ho allegato alle mie osservazioni giuridiche, contestando la assoluta illegittimità, perché se non ci sono emissioni zero non c'è progetto pilota. Vado al giudiziale e passo alla fase patologica, quella vera. Perché se si ragiona di fase stragiudiziale, siamo ancora in una fase in cui, se la pubblica amministrazione vuole, può ascoltare le osservazioni che gli sono arrivate dai comitati, dai portatori di interessi e farle proprie, chiedere integrazioni o arrivare al famigerato giudizio di compatibilità ambientale negativa, che sembra così tanto impossibile da ottenere, ma che in alcuni casi si ottiene. Se questo non accade, non resta altra via che la porta del TAR. E qui si deve abbattere il secondo grande ostacolo, perché il TAR
il TAR, nella giurisprudenza trentennale che abbiamo alle spalle, 90 volte su 100, se il ricorso non si sofferma sulla illogicità e dimostra l'illogicità e l'erroneità e il travisamento dei fatti e la contraddittorietà dell'istruttoria condotta dall'amministrazione, il TAR ti dice: ma io non posso sostituirmi all'amministrazione, entrare nel merito della scelta discrezionale. Ma se noi dimostriamo che quella scelta discrezionale è stata erronea, illogica o che peggio ancora ci sono pareri negativi che sono stati nascosti, lì non solo il TAR dichiarerà l'illegittimità dell'atto amministrativo, ma ci saranno tutti i presupposti anche per un altro tipo di responsabilità. Quindi è vero che la battaglia è molto difficile da superare una volta che si arriva anche al TAR, ma se si dimostra l'illogicità e l'erroneità e il travisamento dei presupposti di fatto con i quali è stata data l'autorizzazione, il giudizio anche in sede di TAR può arrivare, ed è capitato che arrivasse. Ho fatto recentemente, 3 settimane fa, un ricorso contro un decreto della Regione Toscana, chiudo 2 minuti, non di più, sul progetto Montelabbro. In questo caso pozzi esplorativi, oltre 4.000 metri. Qual è la curiosità del progetto Montelabbro? Al di là del fatto che anche lì, curiosamente, si è descritto il progetto, il perimetro dell'area, come se fosse esterno a una riserva naturale. In realtà non è esterno. Dagli studi che abbiamo fatto, di nuovo con perizie di parte, si è scoperto che è all'interno della riserva naturale. Quindi la via avrebbe dovuto essere automaticamente disposta. Invece la Regione Toscana ha disposto, all'esito del giudizio di screening, la non assoggettabilità a via. Non solo, 5 giorni dopo, sul progetto di ricerca Seggiano, la Regione Toscana in quel caso ha reso un giudizio di compatibilità ambientale negativo, soffermandosi su dei presupposti che sono stati gli stessi che nel caso di Montelabbro erano stati posti come motivo per non disporre la via, e cioè si sta ragionando di ricerca, non di coltivazione. Quindi non ci possiamo soffermare su quelli che saranno i potenziali futuri impatti quando vi sarà la coltivazione della risorsa. Peccato che nel caso di Seggiano la via è stata negativa, proprio perché si è detto che lo sfruttamento della risorsa sarebbe stato incompatibile con il PAER e con il PTC, quindi 5 giorni, 2 casi identici a 5 km di distanza, soluzioni antitetiche. Questo è il tipico vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, per cui il TAR non potrà non accogliere. Chiudo dicendo cosa? Che inevitabilmente tutti questi vizi, nel momento in cui dalla fase fisiologica della partecipazione al procedimento, laddove non saranno ascoltati i comitati e le osservazioni fondate, scientificamente fondate, giuridicamente fondate, non saranno ascoltate, ci sarà la fase patologica. I TAR e il Consiglio di Stato non potranno non giudicare sull'illegittimità di questi atti. Grazie. Grazie. Ringraziamo l'avvocato Greco per certe puntualizzazioni e, nello spazio parlamentare, diamo la parola all'onorevole Segoni. Cinque, perché tanto se li piglia 7, quindi diciamo 5. Buongiorno e grazie. Quindi in soli 5 minuti mi dovete dire se volete che parli di più in generale del problema geotermia in Toscana o se volete che mi concentri solo sulle linee guida. Soluzioni politiche. Come? Soluzioni politiche. Okay. Come l'affrontiamo questo problema con questa politica locale in Toscana? Bene, allora io innanzitutto mi presento, sono Samuele Segoni, sono un parlamentare, lavoro alla Camera dei Deputati in Commissione Ambiente e sono anche un geologo, quindi è anche per passione che mi sono dedicato appunto a questo tema che molto spesso viene sfuggito o trattato in maniera sfuggevole dai politici. Faccio parte di una piccola forza politica che si chiama Alternativa Libera e proprio in questo nome la parola libera ci dà
l'impronta di come approcciare i problemi, cioè svincolati da qualsiasi ideologia e contrapposizione netta. Noi non ci interessa, e a me personalmente non mi interessa un discorso manicheo, geotermia sì, geotermia no, ma mi interessa andare ad individuare la soluzione tecnica specifica per capire come e soprattutto dove si possa fare un tipo di geotermia sostenibile e compatibile con l'ambiente, con la salute e con gli altri modelli di sviluppo. Anche perché, questo va detto, io un po' anche mi arrabbio quando si cerca di parlare di geotermia facendo di tutto l'erba un fascio, perché è un problema vastissimo e ci sono estremi opposti. Abbiamo la situazione dell'amiata, dove abbiamo la situazione probabilmente più sfortunata da un punto di vista geochimico per andare a fare geotermia, e c'è stato fatto la tecnologia flash, che tra tutte le opzioni possibili è quella sicuramente più impattante. Quindi scenario peggiore a livello di luogo, scenario peggiore a livello di tecnologia, vado per forza incontro a dei disastri, e questo non si può negare. Nell'estremo opposto abbiamo le situazioni dove invece ho tecnologie a bassissimo impatto, come la microgeotermia, i piccoli impianti. Ecco, queste sono situazioni che devono essere esaltate, perché andare a combattere anche contro queste fa perdere di credibilità all'intero movimento. Tra questi due estremi poi ci sono mille sfumature di grigio, e appunto il mio compito da politico ma anche da tecnico è andare a individuare il discrimine migliore tra le situazioni dove vado incontro a dei disastri e le situazioni dove invece vado incontro ad un modello di sviluppo che può essere sostenibile e può essere utile alla comunità, all'ambiente e alla salute. Io mi sono spesso in prima persona per la risoluzione, la famosa risoluzione in Commissione Ambiente che ha dato il via a questo iter delle linee guida, e la rivendico come azione che politicamente secondo me poteva e può ancora funzionare, perché sostanzialmente in questa risoluzione cosa andavamo a chiedere? E nonostante la risoluzione fosse firmata da tutti gli schieramenti politici, mi prendo un po' di merito in più, perché io sono stato anche molto critico. Le opposizioni dovevano fare una battaglia insieme, e poi quando si arrivò al momento di andare a contrattare con il governo la forma finale della risoluzione, fui sostanzialmente lasciato da solo. Eravamo soltanto in due, io e un deputato del PD, a contrattare la forma finale della risoluzione. Ciononostante riuscimmo a portare a casa degli elementi molto innovativi che secondo me possono essere buoni. Innanzitutto il discorso della zonizzazione, che mi serve a dire dove è che posso pensare di fare degli studi di approfondimento e dove invece posso andare a priori escludere qualsiasi forma di sfruttamento geotermico. E il discorso delle linee guida, che mi dovrebbero dire il come fare gli impianti, cioè delle norme prettamente tecniche. Visto che era impensabile cercare di spuntarla su una moratoria, ovvero blocchiamo gli impianti, blocchiamo tutte le concessioni e le autorizzazioni fino a che non si fanno le linee guida, mi impegnai e ottenni che queste linee guida dovessero essere valide, una volta varate, anche per gli impianti vecchi, quindi retroattivi. E nella risoluzione siamo riusciti a far mettere diverse cose, cioè innanzitutto il prima, tutto quello che viene a valle dell'impianto. Perché guardate bene, da geologo io vi dico che se si va a fare dei buchi in terra a casaccio, il 90% delle volte vengono fuori dei disastri. Se invece si va a acquisire una conoscenza specifica del sottosuolo, invece si riesce a individuare delle soluzioni più efficaci. Faccio un esempio con le bonifiche ambientali: quando c'è da bonificare un terreno e si parte subito con la bonifica, poi dopo molti anni si scopre che è stato tutto inutile. Se invece io spendo soldi e tempo per acquisire una conoscenza approfondita del sottosuolo, riesco a capire come è fatto il sottosuolo in profondità e riesco a implementare delle soluzioni che tecnicamente sono efficaci. Questo vale un po' in tutti i campi, vale soprattutto per la geotermia.
E ovviamente anche il dopo, cioè abbiamo inserito che ci devono essere dei monitoraggi per valutare nel tempo la ricaduta di tutte le soluzioni. Ecco che quindi secondo me è fondamentale andare a continuare su questa strategia. Non solo io come Alternativa Libera, ma anche altre opposizioni, penso a SEL, hanno fatto delle interrogazioni in Commissione Ambiente, dove in vari tempi ci hanno detto che l'intoppo temporale, perché queste linee guida dovevano essere pronte ad ottobre, l'intoppo è sostanzialmente più sulla zonizzazione. Però io da parte mia sono andato a parlare sia con comitati, sia con anche imprenditori che vogliono fare la geotermia, e il mio punto è sempre quello di scendere sul merito tecnico delle questioni e di andare a fare delle proposte. Io mi sono assicurato che proposte della rete Nogesi, proposte di altre catene di imprenditori arrivassero sul tavolo del Ministero che deve preparare le linee guida. Questo perché qualsiasi discussione come questa deve avvenire su basi tecnico-scientifiche e soprattutto non può avvenire per carte bollate. Quindi, secondo me, arrivo alle conclusioni. Quando c'è da parlare di geotermia vado a giocare un po' su tutti i tavoli, mi piace essere la persona del dialogo che cerca di portare anche ambienti diversi a parlare insieme e a cercare un approccio che possa essere condiviso. Ai comitati dico sempre di sfuggire come la morte, apparire come quelli della sindrome NIMBY, cioè che non vogliono l'impiantino a casa propria ma poi ovunque negli altri posti può andare bene. E soprattutto è opportuno proporre un nuovo modello per poter fare la geotermia a determinate condizioni accettabili, altrimenti il rischio è quello che ci si tenga le tecnologie vecchie, che sono quelle peggiori di tutti. Invito sempre a scendere sul confronto tecnico e agli imprenditori dico sempre di rinunciare a parte del profitto per implementare gli accorgimenti che tutelino maggiormente l'ambiente e la salute, perché a volte non è vero che questa tecnologia non la posso implementare. No, la puoi implementare rinunciando però a una parte di produttività e quindi a una parte di profitto. E soprattutto agli imprenditori dico sempre che nella fase progettuale deve sempre essere presa in considerazione il coinvolgimento della popolazione. Questo nel terzo millennio è una cosa da cui non si può prescindere. Non si può pensare di imporre ai territori i progetti. I progetti devono per forza essere condivisi con la popolazione e con il tessuto produttivo locale. Questo deve avvenire in una fase di confronto prima di poter arrivare alla fase del confronto tramite le carte bollate e le azioni legali. Questo va a tutela, secondo me, di un po' di tutti. Onorevole. E nell'ambito politico io mi batto anche in Parlamento per andare a spostare più l'attenzione non sui grandi impianti che richiamano grandi incentivazioni, ma sui microimpianti, la microgeotermia, l'uso di calore diretto, la generazione di calore che forse non se ne parla in Parlamento perché dà molto fastidio all'ENI, che è uno dei poteri più grandi insieme all'Enel in Italia. La sperimentazione di nuove tecnologie e anche a livello politico lo scendere sul piano tecnico, non come fa Renzi di prendere le decisioni in base agli interessi, l'abbiamo visto con le intercettazioni sul caso di Tempa Rossa, oppure come fa Rossi che fa dei puri e semplici calcoli elettorali: mi conviene più stare con loro o mi conviene più stare con l'altro, chi è che mi porta più voti? Vale una cosa per tutti il discorso della moratoria che fu fatta solo nel periodo elettorale senza risolvere il problema. Ecco, proprio per concludere, l'approccio per cui io mi batto sempre e per cui con me potete sfondare una porta aperta e trovare una sponda è quello di fare sinergia tra tutte le componenti in gioco, scendere a parlare sul piano tecnico con l'apporto del settore tecnico, scientifico, accademico, che è quello più titolato per dirimere le questioni prettamente tecniche e scientifiche. Quando si affrontano i problemi con questo approccio, io ci sono sempre e sono disposto a impegnarmi a fondo. Grazie. Grazie all'onorevole Segoni, che insieme a pochi altri ci segue da tempo. Adesso vorrei chiamare il professor Andrea Borgia.
la geotermia idrotermale ad alta e media entalpia. Uno che poi l'America la conosce veramente. C'è un puntatore? Sì, certo. E poi mozione. Bisogna spegnere, si può spengere un po' di luci per vedere meglio? Sì, non spengono le luci, grazie. Sì, vado avanti a fare. Scusate, cercherò di essere brevissimo perché siamo tutti in ritardo, eccetera, eccetera, e mi dispiace di portarvi via del tempo. Sono rimasto impressionato da tutte le comunicazioni di oggi. Anche quella dell'avvocato greco è una cosa abbastanza agghiacciante, ma più di tutte quelle di Zita, che era stato il responsabile di tutte queste procedure della Miata. È una cosa da brivido. Io credo che, e qui lo riporto di nuovo, siamo veramente a parlare della Shoah della Miata. Si sta parlando della strage degli armeni, si sta parlando di tante cose, si sta parlando del caso Regeni in Egitto. E qui siamo esattamente nella stessa condizione. Quando io scrissi, forse 5, 6, 7 anni fa, non mi ricordo, proprio questo titolo, La Shoah della Miata, in riferimento allo studio ARS che è stato presentato da Barocci, lo studio sanitario della regione toscana, che io sono un geologo, quindi avevo letto le cose importanti, cioè le tabelle, non avevo letto le conclusioni. Avevo riportato proprio questo titolo, La Shoah della Miata. Risultato, la Bramerini, che è stata nominata qui, mi fece una diffida per calunnia, diffamazione, citandomi di qua e citandomi di là. In una situazione veramente agghiacciante. Ma veniamo al dunque. Voglio dire che non vorrei che ci si ripresentasse, grazie mille, questo qui. Perfetto. Non vorrei che ci si ritrovasse ancora una volta di fronte a un Kaiser, in questo caso un Kaiser rosso, scusate l'omonomia dei colori, e non vorrei che ci si ritrovasse a tante SS che sono tutti impiegati, che fanno il loro dovere, che obbediscano. Allora, anni 70, questa è una cosa importantissima ed è per questo che è stato dato quel parere negativo che citava Zita, che chiedo questo foglietto, io vorrei tanto vederlo perché a me non me l'hanno mai fatto vedere, questo foglietto, questo parere negativo dell'ARS. Questo studio dell'ARS dice che prima che ci fosse la geotermia, quando appena avevano chiuso le miniere, che erano le miniere di mercurio, era la situazione più terribile di lavoro, nemmeno nei film di Hitchcock si potevano vivere certe situazioni.
Io l'ho vista da bambino perché io stavo vicino, stavo a Grosseto, noi andavamo a giocare alla Miata con le palline di mercurio che si trovavano in terra. Nessuno ci diceva niente, ci andavamo a divertire. Ecco, alla fine del periodo delle miniere, cioè al massimo delle patologie minerarie, si stava meglio che negli anni successivi. Da allora questo studio ARS, 10 anni dopo 10 anni, ma ha continuato nelle ultime, ha detto ora è un pochino meglio, ma un pochino meglio non vuol dire niente, un pochino meglio. Ancora quest'anno, l'anno scorso, cioè, è stato riconfermato, se non sbaglio era ottobre, novembre, dicembre, che ancora ci sono come media queste 2 morti in più al mese. Ormai quanti sono? 36 anni? Si sta parlando di 1 migliaio di persone su una popolazione che forse raggiunge i 20.000 abitanti. Secondo me sono condizioni, cioè il 5% della popolazione è sacrificata a morte, cioè viene fatta morire per 100 megawatt elettrici. Non parliamo dei malati, non parliamo di quelli che soffrono così lateralmente. Non è possibile, qui ci vuole una commissione all'AIA e queste persone devono essere giudicate per aver ucciso volontariamente, coscientemente delle persone. Qui ho parlato solo di atmosfera, probabilmente il danno maggiore sono le emissioni in atmosfera, ma c'è anche l'inquinamento dell'acquifero. L'acqua della Miata viene bevuta in tutta la provincia di Grosseto, grosso modo, metà della provincia di Siena, Arezzo e Viterbo, non solo alla Miata. L'acqua della Miata rifornisce acqua all'arsenico, perché diciamo c'è l'acqua col limone che si chiama limonata, dalla Miata viene l'acqua all'arsenico che veniva distribuita con limiti di legge esorbitanti a tutta la Toscana. Atmosfera, questa è una cosa importante. Le centrali della Miata sono le centrali di produzione elettrica più inquinanti al mondo e gli vengono dati i certificati verdi. Gli vengono dati i certificati verdi perché c'è stata una connivenza degli impiegati regionali in cambio di che? Di promozione, forse di qualche piacerino, forse del figlio che è stato fatto passare a scuola, non so di che cosa, ci si può inventare di tutto, ma non credo a quello che dice Zita, che quelli di Enel, cioè i proponenti, sono stati correttissimi. Come si fa a essere corretti quando si dice e si afferma il falso? Emissioni, qui ci sono le emissioni delle centrali, qui ci sono dati di Enel, non sono dati che mi sono inventato io, sono dati esorbitanti. Amianto, questo è amianto sulla Miata, sparso in terra, buttato in, le bonifiche, buttato in terra, sotterrato sotto 5 centimetri di terra. I bellissimi vapori geotermici, vapore. Uno può capire che la parte nera, la parte scura, forse tanto vapore non è, ma se passa un passerotto, questo passerotto arriva lì e cade a terra stecchito. Abitanti che gli tocca scappare per le missioni. È solo di qualche giorno fa che un padre e una bambina per un pozzo lasciato aperto così sono finiti in ospedale. Per l'ARPA, ah no, appena un po' di puzzo da qualche parte. Non è connivenza questa? Non è connivenza andare a fare le analisi delle emissioni delle centrali avvertendo, non in continuo come dovrebbe essere, come è fatto in tutti gli impianti. Tutti gli impianti industriali devono avere misurazione in continua delle emissioni. L'ARPAT, per poter fare le analisi di emissione, deve avvertire Enel 15 giorni prima. Emissioni geotermiche, stiamo parlando ammoniaca, tanto ora questa è l'ultima, il 17% delle emissioni di ammoniaca
italiane avviene dall'amianto. Ma ragazzi, ma vi rendete conto? Il 2% di quelle europee. Ma stiamo parlando del 2% di quelle europee, del mercurio, cioè il 2% delle emissioni di tutta Europa proviene dalla centrale d'amianto. E se non vado errato questi dati, sono con gli AMIS in funzione, con gli abbattitori in funzione. Cioè stiamo parlando di grandezze inumane. Acqua, anche qui sempre solo dati Enel. Questo era l'acquifero dell'amianto prima dello sfruttamento geotermico. L'acquifero arrivava a 1200 metri nella zona più alta del vulcano. Sempre l'Enel si è accorta, sfruttando il campo geotermico, che l'acquifero era diventato quest'altro, un abbassamento dell'acquifero dai 300 ai 400 metri. Stiamo parlando di una montagna di acqua che è svanita, sempre dati di Enel, fatti da Enel. È proprio in questo periodo che Enel allora, che cosa pensa? Non è che dice, bah, ripristiniamo l'acquifero, diciamo tarabaralla, tutto è finito. No, hanno fatto le gallerie, i pozzi, ai comuni, tra cui la famosa Galleria Nuova, per cercare di arracimolare un po' dell'ultima acqua rimasta. Questa è una cosa ancora più agghiacciante e sono certo che Zita se lo ricorderà. Questa è la portata della Galleria Nuova delle sorgenti del Fiora, che sono tra l'altro tra le sorgenti più importanti della Toscana. All'origine portavano circa un metro cubo secondo. Dagli anni 90 si vede oscillazioni che hanno poco a che fare veramente con i cambiamenti climatici. Si vede anche una certa diminuzione di questa produzione nel tempo. Io mi ricordo che gli dissi alla Bramerini proprio, e in regione, non in questa sala ovviamente, ma ai piani alti, perché la Bramerini all'epoca stava ai piani alti, gli dissi, guardi, la situazione è serissima, prima di andare avanti, per cortesia, non ditemelo a me, non ditelo a nessuno, chiudete un pochino le centrali geotermiche e verificate se c'è un innalzamento dell'acquifero o meno. Ovviamente a me non mi hanno detto mai niente, però pochi anni fa, nel 2012, nel 2013, perché i dati escano sempre un qualche anno dopo, è uscito questo grafico. Qua, in questo periodo qua, proprio in questa situazione qui, è stato iniziato a realizzare il piezometro fatto purtroppo o per fortuna da Micheli qua, il quale ha sofferto l'ira di Dio per questo piezometro, hanno iniziato a fare il piezometro. Piezometro sull'amianto per verificare la falda. Che è successo? In due mesi il piezometro doveva essere fatto. Era iniziato agosto, a ottobre doveva essere fatto. Arrivano a 100 metri dove l'Enel diceva che c'era la falda, secondo la carta che vi ho fatto vedere prima, no, il piezometro non riesce ad andare avanti. Si rompe di qui, si rompe di là, casca dentro le chiavi del coso, viene fatto tre volte per andare da 0 a 300 metri. Ripartano da zero, dice non si può, qui si è rotto tutto, tre volte. Che era successo nel frattempo? Si erano resi conto che l'acqua non era dove dicevano, ma era dove diceva la seconda mappa, cioè 300 metri più basso. E praticamente hanno chiuso un po' le centrali e hanno fatto risalire l'acquifero. Guardate qui. L'acquifero perché è risalito così tanto? Perché ovviamente è aumentata perché è aumentata la portata così tanto? La portata è aumentata nel giro di qualche mese di più del 50%, cioè è tornata a valori molto prima degli anni 90, cioè quasi a valori precedenti allo sfruttamento geotermico. È stata una cosa incredibile, è stato uno questo dei motivi, ora forse Zita non ha voluto citarlo, uno di questi motivi ha detto beh forse qui sarà bene andare piano. Ecco. Questo è il fatto. Che succede all'abbassamento dell'acquifero? Che i vapori geotermici
entrano nell'acquifero tra i vapori geotermici e l'arsenico, c'è il mercurio, c'è il boro, c'è l'ammoniaca, c'è l'H2S e vanno anche a inquinare l'acquifero superficiale. Questo è anche interessante, questo punto qua, ecco qui, è stata aperta la nuova centrale geotermica di Bagnore 4. Questo è il livello dell'acquifero che saliva subito prima che aprissero la centrale, è iniziata a scendere appena la centrale è stata aperta, proprio per far vedere che c'è un'interferenza diretta. Allora, e mi faccio riferimento a quello che diceva il dottor Greco, qui c'è un'evidenza scientifica chiara che i documenti presentati per la valutazione impatto ambientale sono volutamente falsati. Quindi io ritengo, secondo quello che ti dicevi, che queste valutazioni di impatto ambientale non sono valide. Quello era un aspetto abbastanza interessante, ma non c'è tempo. Terremoti sulla Miata. Queste sono le carte di Enel. Se vedete, ecco i terremoti generati dalla geotermia. Prima della geotermia, questo settore qui è praticamente vuoto. Subsidenza. Questo è un aspetto molto interessante. Mi piacerebbe avere quello studio che parlava sui problemi che possono succedere alle viti e altre produzioni legate alla subsidenza. Ma questo è ancora più importante. Qui ci sono... Qui ci sono due ponti. Questo qui è il ponte sul Paglia, sulla strada che dalla Cassia va a Piancastagnaio. La Cassia, fin dall'epoca romana, forse era tra le strade più importanti, era la strada che portava in Germania, cioè era una strada di una certa rilevanza. E qua sotto, questo è il ponte proprio della Cassia, tutte e due sul Paglia, che attraversano questo fiume. Nel giro di 2 anni i due ponti sono collassati. Questo qui in particolare sono ponti storici, ponti precedenti allo sfruttamento geotermico. Di botto si sono trovate con le fondazioni erose. Voglio fare presente, non è che c'è 100 ponti e due si sono rotti. Questi sono gli unici due ponti. Infatti la strada è chiusa. Ecco. Dove si trovano questi ponti? In questi due punti rossi. Questa è la zona di subsidenza, la zona giù scura è la zona in cui si abbassa il terreno e i ponti sono sui margini della zona che si abbassa. Ecco cosa succede. Vengono pompati i vapori geotermici, viene diminuita la pressione, il profilo topografico si abbassa, ed è chiaro che nelle zone marginali avviene l'erosione e così hanno fatto i torrenti. In questa zona si deposita, nell'altra erode. Allora, Enel, che è direttamente responsabile della subsidenza, è stata chiamata perlomeno a pagare i danni? Allora, arrivo alle conclusioni, poi lascio sulla possibilità che si sviluppi una geotermia seria. Allora, quando durante il nazismo venivano le delegazioni straniere in Germania, venivano portate ai campi di concentramento modello, dove stavano tutti benissimo. Così ha fatto Enel con il povero nostro Presidente del Consiglio. L'ha presa e dove non l'ha mica portati alla Miata, l'ha portato dove? In Nevada li ha portati. In una centrale geotermica che in Italia, nonostante che sia stato detto che i problemi c'erano, ce la sogniamo. Allora, le centrali della Miata vanno chiuse subito. Non è possibile tenere aperti dei campi di concentramento dove la gente viene gassificata. Vogliamo essere sicuri? Lanciamoci sulle nuove tecnologie. Il Presidente del Consiglio ha citato che bisogna andare avanti. Usiamo le nuove tecnologie. Le nuove tecnologie geotermiche, quelle vere e quelle serie, da utilizzare in popolazione, in zone abitate, in zone belle, ce n'è una sola. Sono gli scambiatori di calore in pozzo. Non sono nuove tecnologie. È 40 anni che esistono.
praticamente tutta la geotermia di bassa entalpia è basata sugli scambiatori di calore in pozzo. Usiamola, basta. Diamo la possibilità ai comuni, sono tutti comuni nei quali l'inverno è molto freddo, utilizzassero il calore praticamente gratis, senza alcun impatto sulle falde acquifere, sulla sismicità, sulle emissioni, sulla salute. Ricreiamo gli acquiferi che sono stati distrutti. Bagnore 4, con l'apertura di Bagnore 4 si sono seccate sorgenti anche su Monte Labro, sui parchi. Ecco, io vorrei che capiste che quando si proverà a utilizzare questa tecnologia, che da un punto di vista industriale sì sarebbe nuova, poi mi immagino che tutti i comuni italiani vorranno poterla utilizzare per il proprio interesse. Grazie. Grazie professor Borgia. Anche per la lapidaria chiarezza con cui ha fatto alcune affermazioni molto importanti. Adesso tocca a Giorgio Santucci che ci parla appunto di queste nuove tecnologie. Allora, dovrei avere... Buongiorno a tutti. Tenterò di essere abbastanza rapido. Il professor Borgia prima accennava alle tecnologie che io definisco a ciclo chiuso. Una che da sempre utilizzata sono tutte quelle per il riscaldamento a bassa entalpia. Quindi si mettono dei tubi e questi tubi con un fluido interno raccolgono il calore. Questo si usa in bassa entalpia, ma gli studi che noi abbiamo fatto l'abbiamo applicata anche alla media e all'alta entalpia. Quindi la mia presentazione vuole focalizzare questo. La chiamiamo terza generazione perché la prima generazione è quella tradizionale idrotermale. La seconda generazione è un esperimento fatto, ma direi che è inutile dilungarsi qui, e poi arriviamo alla terza. La terza è, accenno prima, chi sono io e il mio gruppo. Io faccio parte di un gruppo che si chiama IGS Association, che al di là del nome anglofilo è italianissimo, ed è composto da università del nord. Non è che non faccio il nordico, per me nord vuol dire un po' lontano dalla Toscana, che pur essendo una regione bellissima abbiamo ritenuto, quando abbiamo creato la nostra associazione, di non coinvolgere università toscane, e quindi abbiamo preso Genova, Torino e Milano essenzialmente. Poi ne abbiamo qualcun altro, ma le grosse sono Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Genova e cose del genere. E avete intuito la nostra prudenza nel fare questa scelta. Le università che noi abbiamo coinvolto sono 14, i professori del nostro gruppo sono una quarantina e sono tutti di culture diverse. La maggioranza sono ingegneri come me, però ci sono anche fisici, geologi e compagnia, perché riteniamo che questa scienza è una scienza complessa e quindi deve essere presa in molteplici direzioni. Quindi non bastano i geologi, ci vogliono gli ingegneri e compagnia. Questo è l'elenco delle varie università che ho raggruppati per tipologie, quindi ci sono i geologi, c'è un po' di casino questa roba qua, scusate, ci sono i geologi, i geotermici, poi ci sono quelli modellistici in cui c'è il Politecnico di Milano,
tutti quelli esperti del drilling, abbiamo il Politecnico di Torino che è molto esperto nelle perforazioni e poi altre università più specializzate. Questi qua sono i nomi dei vari professori che fanno parte della nostra associazione. Noi facciamo abbastanza convegni, uno che ricordo abbastanza importante è stato fatto il 5 novembre alla Camera dei Deputati per illustrare questa tecnologia. Concettualmente la tecnologia è banale. E banale che cos'è? È semplicemente un tubo, è un tubo inserito nella roccia calda. Nel tubo facciamo circolare un fluido, un vettore, che potrebbe essere acqua o potrebbe essere un'altra cosa, lo inseriamo freddo, lo tiriamo su caldo, riscaldato dall'ambiente. Quindi, quando noi troviamo un giacimento, questa tecnologia permette di asportare solamente il calore. Come diciamo noi non muoviamo i fluidi, non entriamo in contatto con i fluidi. Quindi noi non entriamo in contatto con i fluidi del giacimento. Quindi noi, non anche se volessimo, non diamo nessun contatto con questi fluidi, quindi non possiamo estrarre dal giacimento nessun componente nocivo o non nocivo che sia. Una cosa interessante è che una tecnologia del genere non ha bisogno in teoria dell'acqua. La geotermia tradizionale si appoggia all'idrotermale. L'idrotermale è presenza di caldo e presenza di acqua. L'arderello è un mito. Purtroppo questi giacimenti sono rarissimi. L'arderello è uno, credo, dei 4-5 al mondo di quel tipo, ce ne sono centinaia, però del tipo di l'arderello sono veri e propri miracoli della natura. Allora, cos'è la cosa interessante? Che noi possiamo accedere a giacimenti idrotermali classici, ma potremmo anche accedere a giacimenti dove l'acqua non c'è, quelli che si chiamano hot dry rock, quindi rocce calde. Ma ci sono altri tipi di giacimenti, per esempio ci sono i pressurized, che sono giacimenti ad alta profondità con delle pressioni tale che se lei li perfora succede l'ira di Dio. Oppure gli alta profondità nei mari, negli oceani e i magmatici addirittura. Quindi le tipologie di giacimenti geotermici sono una infinità. Se io considero i giacimenti idrotermali, rappresentano grosso modo il 20% di quelli non idrotermali classici. Ma in realtà, se io considero tutti i giacimenti possibili, la potenzialità dei giacimenti sfruttabili da una tecnologia del genere sarebbe 100 o 1000 volte quella di un giacimento idrotermale. Quindi il primo elemento interessante è che non inquiniamo, perché non tocchiamo i fluidi. Secondo, possiamo non aver bisogno dell'acqua. Terzo, la potenzialità dei giacimenti a cui noi potremmo appoggiarci è praticamente infinita. Diciamo 20, 30, 50 volte quelli della torna. Il nostro gruppo studia questa tecnologia da una quindicina d'anni e ha sviluppato dei modelli. Quindi abbiamo sviluppato tre modelli, un modello roccia che mi dà le caratteristiche di scambio delle rocce, il modello tubo che mi dà le caratteristiche del fluido vettore e il modello cubo che mi dà la interazione volumetrica del volume di roccia che io sto indagando. Mettendo insieme in interazione questi tre modelli siamo riusciti a sviluppare teoricamente tutti gli elementi che ci hanno permesso la progettazione teorica di una centrale di questo genere. Questo studio è stato fatto dal CNR che ci ha dato le caratteristiche virtuali di un sito, il Politecnico di Milano
che ha sviluppato tutte le parti impiantistiche di scambio, e il Politecnico di Torino, che hanno sviluppato la modalità di fare le perforazioni di questo genere. Su questo abbiamo fatto diversi... Allora, non è possibile fare una perforazione fatta così, perché la tecnologia attuale non permette di fare due buchi e poi congiungerli in profondità. Quindi la tecnologia attuale permette di fare un buco solo mettendo un tubo con l'andata e il ritorno. Allora, quello che praticamente viene fatto è una cosa di questo genere. Quindi si fa un tubo in verticale per raggiungere il giacimento e poi si parte in orizzontale, e questo tubo deve avere la lunghezza tale che permetta lo scambio sufficiente per assorbire il calore necessario. Sono stati fatti diversi studi, per esempio uno degli più importanti è questo. Io devo mettere due tubi, uno di mandata e uno di ritorno. Il problema è che bisogna evitare o minimizzare che l'acqua fredda che scende tolga il calore dall'acqua calda che sta risalendo. Quindi per fare questo abbiamo fatto degli studi, quello che abbiamo ritenuto più interessante, al di là dell'ovvio isolamento, è quello di modificare i flussi di andata e di ritorno. Praticamente si fa scendere il fluido vettore molto lentamente per dargli il tempo di riscaldarsi e lo si fa risalire velocissimamente per ridurre il tempo che quello possa raffreddarsi. Questi studi ci hanno dimostrato quindi le varie possibilità tecniche per realizzare impianti di questo genere. Un secondo punto che abbiamo voluto analizzare e che vi cito è: che problema ha la roccia nell'essere raffreddata? Quindi quando io inizio e faccio partire la centrale, comincio a togliere il calore, che tempi ha la roccia per perdere calore? Quindi non è che io faccio partire la centrale e dopo una settimana quella mi si raffredda e non va più. Allora, sempre modellizzando il fatto, abbiamo studiato e abbiamo rilevato che i tempi di durata di una centrale di questo genere sono da 5 a 7 volte quelli di una centrale idrotermale normale. Vi do un dato. Una centrale normale, quando uno fa una perforazione, il tempo può durare da 7 a 10 anni. Dopo 7-10 anni, quella perforazione, quindi la parte di giacimento adiacente alla perforazione, si raffredda, quindi bisogna rifare un altro buco da un'altra parte. Questa affermazione fa decadere un po' il concetto sbagliato che la geotermia è una fonte rinnovabile. Non è vero. La geotermia è una fonte, come tutte le altre, dove lei prende il calore, quando il calore non c'è più, no, non si rigenera più, perché i tempi di ricarica sono centinaia di anni. Quindi non è il concetto di geotermia fonte rinnovabile, non è scientificamente un dato preciso. Nel nostro caso questi tempi sono da 5 a 7 volte, quindi noi riteniamo che una centrale di questo genere possa durare almeno 50 anni. Vediamo però il punto, ecco, questo è un altro punto interessante. Poiché noi non abbiamo bisogno dell'acqua, allora, quando si fanno delle perforazioni iniziali per verificare una centrale, bisogna andare a vedere se le caratteristiche, la dimensione, le quantità dei fluidi sottostanti sono sufficienti per reggere la portata della centrale. Ecco, questo fa individuare la possibilità che non posso fare la centrale lì, ma la devo mettere da un'altra parte. Questo si chiama rischio minerario e si va, a secondo della conoscenza della zona, da 2 a 5 volte il rischio che la centrale non vada bene. Nel nostro caso, poiché non abbiamo problemi di acqua, noi non abbiamo rischio minerario. Quindi noi, se facciamo il foro, facendo il foro la centrale noi la possiamo fare, perché non abbiamo problemi di rischio minerario.
Qual è il punto? Evidentemente non abbiamo impatti di alcun tipo perché non scambiamo fluidi, quindi questo è logico. Quindi vediamo un po' la sintesi. Allora, punti di forza. L'ambiente, assoluto rispetto ambientale, falda, giacimento, aria, terra, acqua. Sfruttamento di ogni tipologia di giacimento geotermico, quindi non solo l'idrotermale, ma tutti quelli possibili. Lunga durata, una centrale di questo genere può durare, diciamo, 5 volte rispetto alla tradizionale idrotermale. Rischio minerale non esiste, anche noi abbiamo la continuità. La manutenzione della centrale è molto marginale, poiché non abbiamo fluidi aggressivi dentro la centrale, ma solamente all'esterno del tubo che lo lambisce, utilizzando degli acciai che si conoscono, una centrale di questo genere per la parte indoor, quindi nella parte sottoterra, praticamente non avrebbe manutenzione, perché l'unica cosa che si muove è il fluido vettore interno, che può essere acqua oppure fluidi basso bollenti nel caso di media entalpia, o fluidi particolari nel caso che non sia più alta entalpia ma altissima entalpia, e allora si potrebbero ipotizzare altri tipi di fluidi in condizioni di pressione tale per evitare che vadano in ebollizione. Può concludere, ingegnere, può concludere? Io direi che ho finito. Punti di debolezza. Le potenze sono molto limitate. La potenza è molto limitata perché il fatto di assorbire solo calore, in qualche maniera io rispetto il giacimento, però ho bisogno di più tempo per prelevare calore e quindi tubi molto lunghi. Terzo, evidentemente i costi. I costi sono molto, molto, molto elevati per questo. Una centrale di questo genere quindi sarebbe fatta così, quindi ci sarebbe la perforazione verticale, una perforazione orizzontale della lunghezza adeguata per raccogliere il calore necessario. La realizzabilità. Il nostro gruppo, con le università a noi collegate, con gli studi che abbiamo fatto, con le accordi che abbiamo con un paio di ditte importanti nel drilling, ci fanno dare l'assicurazione che saremo in grado di costruire una centrale del genere, avendo i quattrini, evidentemente. Ecco, un'ultima cosa, una tecnologia del genere è sviluppata oggi da noi in Italia e negli Stati Uniti. Qualora si realizzasse una centrale del genere, permetterebbe all'Italia di riprendere una leadership sulla geotermia che negli ultimi anni è stata molto sfumata. Io vi ringrazio, ho finito. Grazie, ingegnere, anche per questa speranza. E adesso abbiamo lasciato uno spazio aperto alla Regione Toscana, se c'è qualche funzionario, qualcuno che volesse intervenire nel convegno di oggi. C'è una persona, benissimo. Va bene, consigliere. Nella locandina consiglieri. Se per favore ci dice il suo nome. Dunque, intanto buongiorno, io mi chiamo Tommaso Fattori e sono il capogruppo di Sito Toscana Sinistra, quindi sono un consigliere regionale. Dato i tempi stretti cerco di andare telegraficamente ai punti in modo da diciamo così, affrontare le questioni per come sono. Voglio fare una premessa. La premessa riguarda il contesto, dato che stiamo discutendo di energia. Ci sono 3 pilastri. La prima sarebbe quella di ridurre i consumi. Questo è il punto di fondo, perché l'unica energia pulita è l'energia non utilizzata. L'unica energia pulita è l'energia risparmiata. Il secondo punto è aumentare l'efficienza energetica, e su questo la Regione Toscana deve e può fare molto di più. Apro e chiudo una parentesi. Come Sito Toscana Sinistra abbiamo insistito molto sull'attuazione del piano regionale per la tutela dall'amianto.
che ha anche una legge che prevede forme di bioedilizia, installazione di pannelli fotovoltaici. Questa è una legge regionale che è inattuata. Abbiamo proposto una mozione che è passata all'unanimità nel Consiglio e che permetterebbe oggi di andare a installare fotovoltaico in tante zone industriali. Tutto rimane fermo. La Giunta regionale non sta dando attuazione alla legge malgrado una mozione che abbiamo presentato e che è passata all'unanimità in Consiglio. Quindi questo è un tema su cui la Regione Toscana deve avere un impegno diverso rispetto all'attuale. È una transizione alle rinnovabili e un modello di produzione decentrata, realmente decentrata, che in caso di geotermia significa per esempio dare forte impulso alla bassa entalpia. Rispetto a questo, sempre in premessa, secondo punto, la Toscana deve rifare il proprio piano energetico regionale, deve fare un vero e proprio audit energetico, capire quanta energia ci serve, davvero ci serve, calibrarla e suddividerla per le diverse fonti energetiche rinnovabili. E lo dico chiaramente, anche rispetto al burden sharing, non è possibile che tutto il burden sharing vada sulla geotermia, perché questo è il punto di fondo. Badate, là si dice la Regione Toscana è virtuosa perché ha un si è visto anche nei dati iniziali in relazione, diciamo stiamo quasi al tetto del burden sharing del 20-20-20, ma non per meriti di politiche che sono state fatte in questi anni, semplicemente perché noi, come dire, abbiamo la fortuna della dotazione geotermica e tutto è stato, come dire, concentrato soltanto su quell'unica dimensione e su quell'unico aspetto. Quindi in realtà non è una virtuosità, è anzi una mancanza di investimenti nelle altre fonti rinnovabili e una capacità di diversificare. E questo è un altro punto su cui, come si Toscana a Sinistra, stiamo lavorando anche ovviamente attraverso atti consigliari, ma non va noio su questo. Rispetto alle questioni affrontate oggi, io cioè, vado anche qui per punti, per una questione di, diciamo, economia di tempo la nostra discussione. La Toscana ha una vera e propria emergenza geotermica e si chiama Amiata. Gli impianti Enel dell'Amiata con tecnologia flash, con i problemi che abbiamo visto, insomma qui la sala è ampiamente esperta, arsenico, mercurio, ammonia, tutto ciò che abbiamo visto, qualcuno ha utilizzato il termine Shoah, ma abbiamo in ogni caso un avvelenamento dell'ambiente e un problema per la salute con tassi di mortalità per patologie tumorali collegate e altre patologie collegate a queste emissioni che sono assolutamente inaccettabili. Io qui voglio dire questo, quindi diciamo, questo è, come dire, il punto centrale, fondamentale, da cui non è possibile, come dire, sfuggire. E c'è un problema di responsabilità enorme del Consiglio regionale rispetto alla questione Amiata. E, scusate, io lo dico tranquillamente, l'ho detto anche in audizione in Commissione Ambiente, quindi non ho problemi a ripeterlo di nuovo in forma pubblica qui, l'Enel ha di fatto comprato un pezzo della politica regionale, perché nella commissione, quando abbiamo sentito i sindaci in audizione, io sono rimasto stupito. A me sembrava di sentire amministratori delegati dell'Enel, non sindaci eletti dai cittadini. Allora, perché certamente c'è una, come dire, sono i soldi che arrivano da Enel, giustamente, però Enel prende 1 miliardo di euro l'anno e rende ai territori 24 milioni. Il 2,4%, nemmeno all'ultimo dei peggiori dittatori di non so quale stato del mondo si dà un trattamento di questo genere. Cioè l'Enel fa una razzia di 1 miliardo e rende il 2,4%, rende 24 milioni. Di questo stiamo parlando. E tuttavia abbiamo una situazione in cui, francamente, ripeto, insomma, lì ci veniva detto, sentiamo in quest'aula posizioni ideologiche. Io dissi, ma io sento posizioni teologiche, perché c'era una divinizzazione dell'Enel che francamente sembrava di essere appunto così in un dibattito appunto teologico. Secondo punto, bassa entalpia, qui sarò breve, bassa entalpia andrebbe fatta ovunque e qui la Regione Toscana dovrebbe avere un piano forte e serio per cui tutte le nuove edificazioni, tutti i recuperi degli edifici e del già fatto dovrebbero prevedere appunto
lo sviluppo della bassa entalpia. Terzo, media entalpia, quella diciamo a ciclo binario. Qui bisogna fare un ragionamento diverso. Io credo che il punto di fondo è stato toccato sia quello di individuare in maniera chiara quali sono le zone non idonee, procedere ad una zonizzazione, perché sono tantissime nella nostra regione le aree che devono essere senza centrali geotermiche. In questo noi abbiamo presentato una mozione su questo e altri punti, che è ferma, Giacomo lo sa, è ferma da ottobre. Cioè il sito Scana Serista ha protocollato una mozione sui temi della geotermia, che se ne è parlato con tanti di voi in questo tempo, è ferma da, facciamo il calcolo, sono 7 mesi. Credo che non ci sia praticamente, non so quante altre mozioni. Il presidente della commissione mi ha detto, dice sì, ma perché avete chiesto anche di andare a fare i sopralluoghi, ed è vero, l'abbiamo protocollato in commissione, i sopralluoghi nelle zone geotermiche, quindi ora l'ultima scusa per averla rimandata ulteriormente, dice prima bisogna fare i sopralluoghi nelle zone geotermiche e poi andremo a discutere la mozione. Tra l'altro, esatto, doveva essere, infatti, infatti, anch'io avevo messo in agenda la visita in Amiata, sollecitata più volte, dice per esigenze, a me è arrivata la comunicazione, dice per esigenze di protocollo. Vabbè, e diciamo che la situazione è questa. Nella, io questo lo dico perché nella, diciamo, nella mozione noi avevamo chiesto alcuni dei punti che sono emersi qua nella discussione. Il primo punto è quello del riconoscimento della pericolosità della tecnologia flash, quindi la dismissione delle centrali in Amiata. Un altro punto è quella della nomina della commissione paritetica scientifica che preveda la presenza appunto dei membri dei comitati locali, e un altro elemento è quello della zonizzazione. Però ribadisco, tutto qua, la discussione su questi punti sta ferma da 7 mesi. Ora speriamo che venga rifissata la visita della commissione nelle zone geotermiche e che dopo si possa arrivare a una discussione e una mozione. Quindi dicevo, la zonizzazione, vado poi a chiudere, perché è evidente che il punto è quello dell'impatto sicuramente paesaggistico, si è detto, cioè ci sono delle zone che hanno una vocazione turistica, in cui sono stati fatti investimenti, che hanno una vocazione agricola, produzione, venivano dette anche le diapositive, insomma dal Brunello al Monte Cucco, quindi produzione vinicola, produzione di olio, cioè è evidente che lì c'è una tutela del paesaggio, ma c'è anche un'economia che si è strutturata, virtuosa, che è in equilibrio con l'ambiente e che non può saltare. Dopodiché ci sono, a mio parere, delle zone, per dire, industriali, spesso abbandonate, con capannoni lasciati lì, ma allora semmai è lì che si deve prevedere un impianto a media entalpia a ciclo chiuso, in zone industriali abbandonate, ed è di questo che semmai il Consiglio regionale deve iniziare a discutere. Ultimissima questione, in realtà ce ne sarebbero molte, cioè quella della speculazione, perché lo sapete meglio di me, dietro tutta questa vicenda c'è una speculazione pazzesca, basta vedere il passaggio di concessioni da un soggetto a un altro, basti pensare che ci sono società che si propongono di fare investimenti di milioni di euro e hanno un capitale sociale di poche migliaia di euro, ma stiamo scherzando? Ma diciamo, per chiudere, l'ultimissimo punto, anche se appunto ripeto, poi in realtà ne avrei voluti dire molti, scusatemi, mi permetto di dire la cosa che diceva Fabio prima, Fabio Zita, a proposito della vicenda dell'Arsi. Io l'ho appresa oggi, ma è scandalosa, Fabio, la faccenda che tu prima dicevi, cioè prima si dà parere negativo e poi dopo 15 giorni si dà parere positivo dicendo che c'è un valore o una strategicità dell'impianto da parte di coloro che dovrebbero tutelare la salute di tutti. Ma ora che l'abbiamo appreso, dico anche noi come consiglieri regionali, su questo dobbiamo intervenire, lo dico anche a Giacomo, lo dico agli altri, dobbiamo fare un'interrogazione, dobbiamo fare... Ma stiamo scherzando. E ripeto, chiudo sull'ultimo punto, la democrazia. Questo è il punto di nuovo di fondo che credo debba guidarci sempre e comunque. Il coinvolgimento dei consigli comunali e il coinvolgimento della cittadinanza. Non è possibile non ascoltare la volontà delle comunità locali negli atti di pianificazione e nel momento in cui si decide della vita dei territori. Ripartiamo dalla democrazia. Grazie. Grazie consigliere.
Ci possiamo... Però hai già parlato prima. Dai. No, perché c'è un'altra, c'è anche un'altra richiesta. Vabbè, allora, due minuti. Dai. Ecco. C'è già un'altra richiesta, qui chiedo veramente di essere molto sintetico, di Maurizio Marchi. E poi parla lui, ha detto che parla lui. Buoni così. Veloce però, per favore, perché non era previsto. Veloce. Sì. Allora, Maurizio Marchi di Medicina Democratica. Io sono il primo e l'ultimo, persona che in questo convegno, in cui si è parlato di tutto e di peggio, vive nell'area più geotermizzata del pianeta, la Val di Cecina, appunto, perché neanche tutti i presenti qui sanno che nell'area nord, l'Arderello, Radicondoli, Travale, ci sono 29 centrali geotermiche, no? Magari con 700 perforazioni, no trivelle. Questa è una giornata no trivelle o una giornata trivelle? Perché anche dall'ultimo intervento mi sembra che bisogna fare la bassa entalpia dappertutto, eccetera, eccetera. È una gran cavolata. Allora, ci sono 29 centrali geotermiche nell'area nord e 5 nell'area sud amiata. Certamente quelle dell'amiata sono fetentissime, eccetera, ma quelle dell'area nord hanno 60 anni di vecchiaia. Quindi va bene. E allora veniamo ai problemi invece che non sono stati nemmeno sfiorati. Oddio, sulla risoluzione regionale ne è stato parlato, ma nella maniera opposta a cui ne vorrei parlare brevissimamente io. È stata valutata positivamente dalla rete Nogesi, è per questo che Medicina Democratica non ha aderito alla rete Nogesi, anche se comunque, voglio dire, la rete Nogesi l'apprezziamo, però non ci pare proprio che anche con quest'ultimo appoggio alla risoluzione parlamentare ci incentivi ad aderire. La risoluzione parlamentare dell'aprile 2015, firmata fra l'altro da una certa Daga, da un certo Tofalo, da un certo Zolezzi, da un certo Artini, forse anche Segoni, anche il Segoni, è un manifesto del rilancio della geotermia. Non è un no trivelle, è un più trivelle. Allora, sentite cosa dice, se nel breve, io non sono abituato a parlare così a braccio e in peggio anche in poco tempo, l'unico della Val di Cecina, ripeto. Dunque, c'è un punto dove si dice, va bene, non importa cercarlo, c'è un punto dove si dice che la geotermia è strategica. Allora, per conto mio invece è strategico uscire il più velocemente dalla geotermia. No, a me gli applausi non mi interessano, mi interessa la salute e è per questo che mi batto, per questo, per la salute popolare da una vita, da sempre. È strategico uscire dalla geotermia. Anche, attenzione, ammesso che fosse un nostro problema, non è un nostro problema, fornire l'energia. Che c'è? Chi è che rompe coglioni? Chi è che rompe coglioni? Chi è? Anche dal calore geotermico? Allora, sì, lo spiego brevemente. Bassa entalpia.
bassa entalpia, dunque in Toscana si potrebbe perforare per la bassa entalpia fino a 400 metri. A 400 metri, questo in dubbio, no? È scritto nei documenti regionali. Se volete vi mando la pagina, è scritto nei documenti regionali. Allora, i nostri nonni scavavano a mano, no, vedo i signori là pentiti e ridicchiano, è in una pagina della regione Toscana, 400 metri, no? Va bene. Allora, i nostri nonni, manteniamo la calma, Marchi, sei carico di mercurio, sei vecchiotto, eccetera, eccetera, no? I nostri nonni scavavano i pozzi e a 5-10 a mano, spesso, e a 5-10 metri trovavano l'acqua. Perforando a 400 metri, quante falde idriche si perforano? Interrogativo, la lascio a voi la risposta. Il mio intervento è questo. Quante falde idriche si perforano. Questo problema ci troviamo ad affrontarlo all'1:15, dimostrando appunto di come siamo un po' collaterali ai problemi reali, no? Siamo un po' collaterali, siamo un po' di fuori praticamente. L'acqua in Toscana è in rovina. Lo attestava già l'ARPAT nel 2009. L'88% dei punti di prelievo dell'acqua potabile, nella relazione sullo stato dell'ambiente del 2009, l'88% è categoria peggiore, la A3, nella categoria peggiore, l'88%. C'è il link, andatevela a vedere, siete bravissimi, a pagina 172 c'è questo dato. Era l'86% nel 2006. E è uscito nel marzo 2015 un aggiornamento dello stato delle acque destinate al prelievo per uso umano, nel marzo 2015, che attesta... nel frattempo, fra il 2009 e il 2015, cos'è successo? Che la regione del nostro amico Zita ha creato anche una sub-A3, cioè una categoria peggiore, per favore, non ho rotto i coglioni a nessuno, per favore, Allora, la regione dell'amico Zita ha partorito anche una subcategoria, no? C'erano prima tre categorie, finiva la peggiore, la A3, hanno fatto anche la sub-A3. Allora, in questa ultima classificazione, nel marzo 2015, l'ARPAT ha monitorato che quella percentuale, che era l'88% nel 2009, ha superato il 90%, 90,1%. Siamo alla rivolverata sull'acqua. Siamo alla rivolverata. In quale misura la geotermia ha contribuito a questo disastro ambientale? Vi faccio notare che il fiume Cecina, il fiume Cornia, il fiume Fiora e quanti altri sono coinvolti nelle aree geotermiche sono una buona, ottima percentuale della risorsa idrica toscana. Può concludere. Tanto è vero che... Arrangiatevi. L'ha avuto un po' di tempo per parlare, no? Ma non c'è motivo di comportarsi in questa maniera. Ecco. Scusate, no, non credo che... Scusate. Non mi sembra proprio il caso. Non mi sembra il caso di fare... Scusate, si chiedeva soltanto un pochino di abbreviare.
Ma Marchi, ci conosciamo tanto. Sì, ma quelli che rompono coglioni, io sono stato qui dall'inizio. Sì. Non ho rotto i coglioni a nessuno. Va bene, va bene, però ognuno ha parlato e ha avuto il suo tempo. Marchi, scusa, il nostro invito era solo eventualmente a stringere. A rispettare i tempi. Rispettare no, i tempi. No, no, ma ci mancherebbe che tu non ti possa esprimere, scusa Marchi. Ma ci conosciamo da tempo. Quello che o che va c'entra? Bene, si parla bene, tutti. O si okay. Parla tutti. Credo. Questo è un convegno dove c'è il contributo di tutti, quindi te hai diritto a parlare come gli altri, però senza, con calma, senza arrabbiarsi. Però gli fa pure male se fa così. Ma io non capisco, sta polemica. Va bene, allora io credo che si possa aggiungere alle conclusioni, quindi chiedo al sindaco Piero Pii di chiudere la giornata. Scusate, ma un convegno importante che mi sembra sono uscite fuori tante cose interessanti, non deve essere guastato da un clima, secondo me, anche ingiustificato. No, anche perché poi non era previsto e non gli si è dato la parola ugualmente. Sì, bene, vabbè. Però va bene, via. Mi dispiace perché poi ci conosciamo da tempo. Proviamo un attimo a tirare le fila di una giornata intensa e quest'ultimissima fase chiaramente comunque ci deve far riflettere perché i temi che sono stati introdotti anche nell'ultimo intervento io penso siano meritevoli di un approfondimento, poi certamente si può discutere del modo, del ragionamento con cui lo si fa, però insomma non credo che siano estranei ai concetti che vogliamo introdurre. Io intanto ringrazio, sono onorato come sindaco di un piccolo comune, Casole d'Elsa, di fare le conclusioni a questa iniziativa, anche come cittadino, perché come ricordavano, è stato ricordato prima nel bellissimo intervento di Giovanna Limonta, Casole è l'unico comune che ha applicato un principio di profonda democrazia, cioè ha fatto partecipare tutti i propri cittadini e tutti coloro che avevano un titolo anche giuridico a esprimere il proprio parere, quindi anche non residenti, proprietari di un'abitazione, imprenditori titolari di un'azienda, agricoltori titolari di un appezzamento di terreno, di potersi esprimere sia con il metodo tradizionale, che è quello dei seggi, in ogni frazione e capoluogo del nostro comune, sia attraverso il voto telematico in rete, con un procedimento che vi inviterei a verificare perché sia assicurata la totale segretezza del voto. È un criterio molto interessante che credo da un'iniziativa come questa, che ormai è una delle molte iniziative che abbiamo fatto, bisogna cominciare a proporre. Io approfitterei della presenza qui di due importanti consiglieri regionali che rappresentano le forze politiche, la sinistra e il Movimento 5 Stelle, di cominciare a lavorare per introdurlo come metodo di lavoro, perché dobbiamo in qualche modo assicurare la partecipazione. Vorrei sommessamente far rilevare che in questo momento la democrazia in Toscana è fortemente attaccata dalla presidenza di questa regione e dal gruppo predominante in questa regione, che è il Partito Democratico, con una proposta di ridimensionamento della presenza delle istituzioni democratiche del nostro territorio. Dopo aver attaccato e portato al parossismo l'organizzazione della gestione dei servizi essenziali come i rifiuti, l'acqua, l'energia e così via, oggi si sta discutendo di chiudere 123 dei 279 comuni di questa regione. 123 comuni che esistano da centinaia di anni, a fronte di un cavolo di regione che esiste dal 1970 che non rappresenta per niente la volontà popolare. E qui credo che noi come comuni faremo un'azione dirompente da tutti i punti di vista, ci stiamo organizzando e non solo resisteremo ma attaccheremo per dimostrare l'assoluta incapacità politica e istituzionale di chi oggi governa la regione di rappresentarla con questo tipo di proposte. Questo è un fatto, secondo me, di una gravità assoluta. Tra l'altro, se guardiamo il progetto Menzano, i tre comuni che sono interessati maggiormente dal progetto Menzano, Casole, Radicondoli e Castelnuovo di Cecina, dovrebbero sparire. E sono tre comuni che, insieme a quello di Volterra, e approfitto qui, penso, non so se c'è ancora Zita, per preannunciare che grazie anche al lavoro in precedenza fatto dai difensori della Toscana e dalle associazioni ambientaliste del nostro territorio e poi abbiamo preso come comune,
Noi stiamo per presentare alla Commissione regionale del paesaggio un bellissimo lavoro fatto dallo studio dell'architetto Ferrara, che presenta la richiesta di dichiarazione di alto valore paesaggistico ambientale per i territori del comune di Casole, Radicondoli, Castelnuovo Val di Cecina e Volterra, e chiedo di nuovo ai consiglieri qui presenti di fare con noi la battaglia per questo riconoscimento, perché questo per noi sarà un passaggio indispensabile. Proprio ieri in un incontro tra le giunte comunali di Casole e di Volterra si è deciso di costruire anche uno strumento di piano strutturale ambientale in questi territori, in modo da rafforzare tutta la nostra strumentazione giuridica di progettualità e di indicazione. Io ho sentito tantissime cose e non credo di avere così tanto tempo. Intanto vorrei dire che giudico anche questo un elemento fondamentale. Bisogna in tutti i modi costituire una commissione di indagine regionale che faccia il punto sulle questioni che ha posto Barocci. Cioè, premessa, non possiamo mettere in guerra l'amiata con la Val di Cecina. Quindi c'è un problema di evidenza sanitaria dell'amiata e di salute ormai che ha superato un limite inaccettabile. Dobbiamo per forza, se non lo dovesse costituire il Consiglio regionale, noi dobbiamo costituire come enti locali, come associazioni, una commissione che indaghi su quello che sta succedendo a partire dalle dichiarazioni che ha fatto oggi l'architetto Zita. Non c'è dubbio da questo punto di vista. Quindi questo è un elemento e non è solo un fatto giuridico con cui ci introduciamo. Qui sono fatti politici rilevanti quando investono la salute della popolazione. La commissione dovrebbe prendere questo come primo punto di riferimento, dovrebbe poi ragionare seriamente su un obbligo di valutazione generale di impatto ambientale di tutti e i 24 progetti di ricerca geotermica, che non possiamo accettare questo lavoro di sfogliare il carciofo progetto per progetto. In Toscana c'è un'emergenza di valutazione ambientale perché l'impatto di tutti questi progetti non può essere valutato singolarmente, ma deve essere portato complessivamente, perché cambia proprio il quadro di organizzazione sociale, territoriale, di riferimento per intere categorie economiche che oggi sono la forza di questa regione: l'agricoltura, il turismo, le produzioni di qualità. Cioè, da questo punto di vista è inevitabile che ci debba essere. Io chiedo anche che ci sia una risposta chiara su come la Regione Toscana ha utilizzato gli introiti che derivano dal rilascio delle concessioni per le ricerche geotermiche. Vorrei sapere euro per euro e chiederei che due consiglieri facciano anche su questo un'interrogazione. Vorrei sapere come la Giunta regionale ha speso i soldi che ha incassato dalla Magma Energy per il progetto di ricerca di Mezzano. Euro per euro, vorrei sapere se sono tornati nel mio territorio, se sono andati a pagare le trasferte dei funzionari e dei dipendenti della regione, se sono andati a coprire costi della politica del Consiglio regionale, della Giunta regionale. Vorrei saperlo e penso che voi avete lo strumento, almeno per questo, per poter avere e dare una risposta ai cittadini del nostro territorio. Penso poi che ci sia veramente da ragionare su questa possibilità di arrivare a una proposta di legge di iniziativa popolare per quanto riguarda alcuni esempi positivi che si dovrebbero fare. Per esempio, fate un conto su quello che ha fatto il Comune di Casole, che tutti e due gli interventi, quello ha fatto Giannarelli prima e quello ha fatto Fattori dopo e poi anche altri interventi, hanno posto il tema del risparmio energetico. Cioè, noi siamo in presenza di un fabbisogno fasullo per certi aspetti che ci viene presentato, che potrebbe benissimo essere raggiunto diminuendo il fabbisogno energetico dell'insieme dei soggetti che sono. Partiamo da quelli pubblici. Il Comune di Casole è l'unico comune in tutta la regione toscana che ha effettuato la totale e completa trasformazione degli impianti di pubblica illuminazione, 1200 punti luce a sistema LED, da 18 mesi già operativi. Non vi dico quanto risparmiamo. Con il risparmio, attraverso un'operazione semplice in conto terzi, noi abbiamo realizzato la trasformazione senza spendere un soldo, un euro, un centesimo di finanza pubblica. Proviamo a moltiplicare i 1200 punti luce del Comune di Casole per quelli dei 4279 comuni. Se vogliamo fare un calcolo semplice, 4.000 abitanti stanno a 4 milioni, come 1200 punti luce stanno a 1 milione e 200 punti luce.
potremmo evitare con questo intervento obbligatorio per tutti i comuni, che non costa niente alle casse pubbliche, di fare per esempio una centrale geotermica? Nella programmazione, non dico ora nella scelta ideologica, nella programmazione regionale, sì o no? Questa è una risposta che il Presidente Rossi, nel tempo che ha fra fare il segretario in pettore del Partito Democratico, in una visione di sinistra, ma diavolo dove siamo arrivati, io da ex comunista, dove siamo arrivati da questo punto di vista, non lo capisco ancora dove siamo arrivati sotto questo aspetto. Anche questo, ecco, una proposta di iniziativa popolare perché il Consiglio regionale discuta nel piano energetico regionale della obbligatorietà di questo passaggio. Obbligatorietà per i comuni, perché non costa, è dimostrato che non costa, che può non costare niente. E sarebbe un contributo determinante anche di insegnamento alle migliaia e migliaia di aziende private, perché come diavolo facciamo a imporre a privati di fare un'azione di questo tipo culturale, positiva, quando gli enti pubblici non lo fanno? Gli enti pubblici devono dare la dimostrazione di una innovazione di pensiero prima ancora che di azione, devono riuscire a coniugare la loro presenza sul territorio su quella che ormai è un'innovazione a portata di mano di un bambino di una scuola materna sotto questo concetto. E finisco dicendo, finisco perché sarebbero tanti gli argomenti ma non voglio riprenderli tutti, poi non ne sarei nemmeno capace sotto tanti aspetti, io credo, e riprendo il ragionamento giuridico per dire che abbiamo a disposizione anche uno strumento giudiziario, abbiamo a disposizione anche lo strumento che deve dimostrare, che può dimostrare, prendo di nuovo a titolo ed esempio la mia area, quella di Casole, Radicondoli, Castelnuovo, Volterra, dove in aree che i comuni hanno, in particolare due comuni geotermici, dove non si tratta, i due sindaci di Radicondo e di Castelnuovo di Cecina non ragionano del superamento della geotermia nei loro territori tradizionali, ma hanno individuato delle aree di salvaguardia, per esempio l'area di Monte Castelli che è stata qui citata, no? con grande forza, e che è anche oggetto di grandi interessi da questo punto di vista. Ecco, come si fa a ragionare su queste zone senza porsi il problema del conflitto di interessi reale che poche persone, pochi gruppi finanziarizzati, non gruppi tecnologicamente avanzati, pochi gruppi finanziarizzati, che quindi hanno risorse finanziarie in eccedenza rispetto al loro fabbisogno nelle economie e nelle attività industriali tradizionali di cui sono portatori, utilizzano queste risorse finanziarie a disposizione per poter incrementare la loro capacità finanziaria. I dati li abbiamo visti prima. E qui c'è un conflitto di interessi evidente. Solo nel comune di Casole ci sono 80 imprese turistiche, 200 imprese agricole, 1800 posti letto, 150.000 presenze turistiche. Io penso che bisogna cominciare a costruire una chiara class action nei confronti del Consiglio regionale, della Giunta regionale, del governo, se questo parossistico conflitto di interessi viene portato al punto in cui un'azienda che ha investito, come nel caso di Casole, 100 milioni di euro, la Castello di Casole, dovesse vedere messa in discussione la sua capacità industriale nel senso turistico o produttiva nel senso agricolo, di fronte a una centrale da 5 megawatt che non ha nessun significato strategico e non darebbe nessun posto di lavoro, a fronte di un'attività turistica in questo momento solo nel comune di Casole lavora 800 persone. Ecco, quindi per me ci sono tutte le caratteristiche, e credo che l'avvocato, vedo, sta annuendo conferma, per, in caso di rilascio di permessi in questa area, di attivare una chiara azione collettiva per tutelare gli interessi, chiamando a rispondere chi non ha fatto il piano energetico regionale, chi non ha fatto la zonizzazione regionale per eliminare queste aree, chi non ha impedito che venissero industrializzate aree che non possono essere industrializzate. Poi naturalmente io credo che alla fine dobbiamo evitare tutti di, anche con riferimento all'ultima parte della discussione, di prendere spunto da qualche diversità di opinione per dividere questo fronte. Questo fronte ha bisogno di essere alimentato, ha bisogno che sempre più amministrazioni locali ne facciano parte, ha bisogno sempre di più che sindaci diventano responsabili di queste scelte che dobbiamo compiere. Non possiamo dividerci, dobbiamo anche cominciare a accontentarci
di qualche passaggio, di qualche successo importante parziale, perché creare le prime crepe in un fronte industriale e istituzionale così forte sarebbe un successo senza precedenti per una battaglia per la salvaguardia dell'ambiente. Grazie. Grazie. Grazie al sindaco Pii perché ha in effetti realmente sintetizzato un sentire e anche una proposta. Noi nei prossimi giorni, grazie a questo convegno e anche a tutta l'attività svolta fino ad oggi, prepareremo un documento. Adesso Velio vi darà i punti salienti che sono emersi oggi, che verrà presentato in Regione. Cioè il risultato di oggi deve essere un risultato concreto, tangibile, in un documento che viene presentato in Regione che costituirà anche una diffida a procedere contro i territori come in effetti la Regione sembra che si sia impostata a fare. Do la parola a Velio su questo. Se ne parlava perché per non lasciarci solo con un bel dibattito, con una bella discussione e poi dice che si fa. Allora è chiaro che il ruolo, il primo di tutto, lo devono giocare i gruppi politici e le forze a cui ci siamo rivolti insieme all'amministrazione e quindi ci auguriamo che quella mozione che è bloccata da tempo, tutti i problemi siano ripresi con forza, perché qui c'è un'emergenza e c'è una situazione che va avanti. La Regione ha intenzione di andare avanti con il piano. Quindi noi pensavamo di raccogliere tutte queste proposte che partono prima di tutto certamente dalla questione del risparmio energetico, che è stato uno dei punti centrali detti, con le esperienze comunali da estendere, che diceva Pii, molto interessanti a tutte le realtà della Toscana, perché prima di tutto bisogna parlare di risparmio e di una diversa politica. Si deve parlare dell'efficienza energetica, della bassa entalpia e di quindi un impegno serio della Regione in questo senso, perché qui sì, la Regione sembra che voglia fare solo centrali. Tutto il piano regionale solo quello, livello regionale. Noi dobbiamo fargli da capire che si deve fare altre cose, altre questioni. E ci abbiamo le proposte e le idee. Perché questa alternativa che o si fa le centrali o non si può fare niente, non esiste. Non esiste. Mi sembra che l'esempio che diceva anche Pii, il sindaco, è essenziale. Affrontare quindi una diversa politica, le richiameremo questi aspetti, le richiameremo, e poi affrontare le emergenze a partire dalle questioni sanitarie. Senza contrapposizioni, giustamente, fra Miata e altre realtà, ma ponendo al centro le emergenze sanitarie che l'attuale geotermia ci sta portando avanti. Poi c'è il discorso nazionale delle zonizzazioni, che noi vediamo non come un incentivo alle trivelle, come prima ingiustamente si è visto, ma come un limite enorme da salvaguardia di aree da salvaguardare e di altre questioni. Il problema poi... Noi inviteremo a fare un'interrogazione, a portare avanti le mozioni e le discussioni al Consiglio regionale di questo problema e anche affrontare il problema dell'interrogazione che è stato ripreso, mi sembra Fattori l'ha accennato, dice dovremmo trovarci anche con il gruppo di 5 Stelle per l'interrogazione sulle questioni che sono venute fuori anche dalle dichiarazioni molto oneste ma anche molto preoccupanti che ci ha detto Zita della vicenda di Bagnore 4 e della realtà del nostro territorio. Quindi se questi temi poi li riprenderemo, si lavorerà su una bozza, la faremo girare anche a alcuni interlocutori che sono qui presenti per arrivare a questo documento che poi però deve servire a fare le iniziative, deve servire a portare al tavolo della Regione questi problemi, deve servire a fare iniziativa politica a mobilitazione e a mobilitazione nel territorio. Benissimo, grazie e alla prossima. Un ringraziamento a Giannarelli e al Movimento 5 Stelle che ci ha consentito di utilizzare questa sala e anche per l'impegno futuro che siamo certi vorranno mettere su questo tema. Grazie. Ti faremo girare la bozza perché alcune idee tue le riprenderemo insomma nel documento, va bene?